Buongiorno a tutti, diamo inizio avvio a questa sesta edizione del Seminario Nazionale di San Severo dei Giudici Delegati, seminario e dei PM, seminario che, come dire, quest'anno ha avuto un boom di iscrizioni e di adesioni perché siamo arrivati al numero record di 240 colleghi, che in qualche modo testimonia e ci conforta del fatto che questa iniziativa riscuote il consenso di molti colleghi. Iniziativa che da anni appunto ha il piacere e l'onore di avere il patrocinio e la coorganizzazione della scuola e delle formazioni decentrate, cosa che appunto ci onora e ci rende, come dire, ancor più coscienti che la strada intrapresa è quella giusta, iniziativa che poi speriamo, come dire, possa dare anche altri frutti. Quindi, prima di darvi poi altre informazioni, do la parola alla collega Luisa De Rensis della scuola di magistratura che ci porterà i saluti della scuola. Allora, brevissimo saluto introduttivo a nome del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, in particolar modo del Presidente Silvestri, che ci teneva appunto che io intervenissi per portare i suoi saluti e soprattutto per fare questa breve relazione introduttiva per ringraziare il CESPEC, per ringraziare gli illustri relatori e soprattutto anche per esprimere la gioia da parte della Scuola Superiore della Magistratura di poter collaborare con queste iniziative in materia fallimentare, perché siamo ben consapevoli che la materia fallimentare più di ogni altra necessita di una adeguata e costante formazione e quindi la Scuola Superiore della Magistratura intende, soprattutto a partire appunto dai nuovi programmi del 2017, collaborare con queste iniziative della formazione decentrata e anche delle varie associazioni che si occupano della materia per ampliare la propria offerta formativa. Mi rendo conto, per avere lavorato negli ultimi 10 anni in questo settore e quindi con particolare piacere e anche emozione partecipo oggi, domani, anche se sarò qui 3 giorni, quindi lavorerò insieme a voi per poi fare anche un resoconto del corso al comitato direttivo della scuola, mi rendo conto che questa è una materia molto complessa, dove il ruolo del giudice delegato sconta dei margini di difficoltà e anche di incertezza interpretativa che certamente negli ultimi anni sono aumentati notevolmente, a seguito poi di questo cantiere legislativo sempre aperto che, ahimè, vede i giudici alle prese sempre con le nuove norme da interpretare. Dunque, già con l'introduzione del concordato prenotativo, tutti noi ci siamo trovati di fronte a interrogarci su quale fosse poi la interpretazione delle norme più corretta per evitare un utilizzo distorto delle norme e per canalizzarle attraverso il necessario controllo giudiziale di rafforzamento. Quindi direi che le occasioni di studio si moltiplicano e è evidente che in questo panorama così frammentato il ruolo della formazione, direi, non possiamo abbandonarlo e soprattutto anche un continuo interrogarsi sulle varie prassi condivise dei tribunali di tutta Italia per cercare di far sì che questa materia sia in qualche modo sempre meno incerta e con approfondimenti degni appunto della rilevanza. Quindi è ovvio che io vado subito a concludere. Il panorama degli argomenti da approfondire è vasto. Poco fa parlavo col collega Nardecchia e lo pregavo di, laddove possibile, di segnalarmi poi quali saranno, in parte avendo lavorato io in questo settore, mi permetto anche di fare delle mie proposte, però mi piace confrontarmi con tutti i colleghi e quindi da tutti i tribunali ben vengano delle indicazioni di approfondimento che possano poi essere inserite
nei corsi per il 2017. L'unico elemento che mi sento qui forse di evidenziare, che poi forse può anche costituire un punto da coltivare in questi tre giorni, è che ricondurre, come dicevo, il panorama degli argomenti da approfondire è impossibile. Però una elaborazione di sintesi in questa materia è necessaria e credo che debba riguardare quell'impalpabile filo conduttore che governa l'intera materia concorsuale e che esige che è l'interesse superindividuale e che esige una gestione del mercato tutt'altro che priva di regole, perché è questo per evitare proprio che la crisi d'impresa finisca per ledere gli interessi generali o di soggetti deboli e per contagiare il mercato con benefici volti a scaricare i debiti sulla catena produttiva. Quindi ritengo che questo sia il filo conduttore che nell'approfondimento della materia non deve mai essere perso di vista e personalmente, se posso aggiungere anche un'altra osservazione, direi che non bisogna nemmeno dimenticare che dall'osservazione empirica dei fenomeni molti di noi nel lavoro quotidiano hanno constatato che i fenomeni correlati al dissesto dell'impresa molto spesso si correlano evidentemente con un agire imprenditoriale che è sempre più spregiudicato, contrario ai principi di corretta gestione, i quali almeno approssimativamente si possono identificare nell'intrinseco valore del contributo solidale e sociale e persino etico che l'impresa è destinata per sua stessa natura ad apportare al mercato economico, essendo coinvolte nella struttura imprenditoriale le persone, i beni, i servizi e quindi essendo l'impresa destinata alla collocazione sul mercato di tali beni e servizi proprio ad uso e consumo delle persone. Quindi in conclusione, per finalizzare questo, credo che non si debba, non si possa perdere di vista, anche sotto l'aspetto della formazione, la visione ampia del diritto concorsuale, che poi non può essere ristretta oltremodo in un ambito privatistico più di quanto la tematica stessa lo esiga. E quindi è necessario continuare a ragionare su quello che è il ruolo dei giudici delegati e del PM, del pubblico ministero, e sulla necessità di garantire un coordinamento efficace tra i ruoli, ovviamente sulla funzione delle regole per garantire una concorsualità che sia al passo con i tempi, ma pur sempre rispettosa della platea dei creditori e dei numerosi soggetti che entrano in contatto con l'impresa. Ecco perché, a mio avviso, ma anche ad avviso dei componenti del direttivo della scuola, ha senso interrogarsi su questo mutato volto del diritto fallimentare e sulle regole che lo governano. Quindi non mi dilungo oltre, concludo con questa riflessione che spero possa fungere, come dicevo, anche da filo conduttore dei nostri studi, e cioè che la tutela del singolo non si può mai allontanare dalla contemporanea tutela della collettività e della concorsualità. E quindi solo così si potrà scongiurare quella che tanti interpreti hanno chiamato la eterogenesi dei fini, cioè passare dalla crisi contagiosa all'insolvenza a catena per giungere ad una crisi che possa servire da stimolo e fattore di crescita economico e culturale. Questo è il fine delle norme e in questo senso è doveroso interpretarle e così ritengo che sia possibile attribuire un volto umano al diritto della crisi d'impresa e anche un necessario approfondimento al contributo della formazione. Vi ringrazio, scusate se mi sono dilungata oltremodo. Grazie, e i ringraziamenti nostri vanno anche ovviamente alla formazione decentrata e poiché le idee camminano anche soprattutto sulle gambe delle persone, desidero ringraziare in particolar modo Rita Rigoni, Enrico Astuni e Federico Rossi che si sono spesi molto per il successo di questa iniziativa. Come ben sapete, questa iniziativa di San Servo costituisce un po' sempre il fiore all'occhiello dell'attività del CESPEC, ma il CESPEC, come dire, vive anche di altre attività e abbiamo cercato in questi anni e stiamo cercando di raccogliere quello che era un po' l'esigenza e la richiesta di molti colleghi di creare appunto dei punti di incontro che non fossero soltanto finalizzati all'incontro di San Servo. In questa direzione vanno anche gli incontri che abbiamo organizzato a Milano proprio per cercare in qualche modo di allargare questa linea di confronto che è San Servo, questa idea di una Camera di Consiglio allargata, questa idea dell'orizzontalità, dello scambio di idee, del creare insieme prassi e interpretazioni
diffuse e questa, diciamo, è stata una prima di tante iniziative che speriamo di portare avanti in questa direzione. Iniziativa che, come sapete, ha dato poi la stura a un documento su alcuni principi interpretativi che trovate sul caso o su Farmentarista, che è stato pubblicato in questi giorni. Iniziative che ovviamente hanno bisogno e crescono con il consenso di tutti, e quindi per questo vi invitiamo tutti anche a partecipare a queste iniziative e a contribuire con noi, con tutti, a questa serie di. E anche per questo, come dire, chi lo vorrà ovviamente troverete fuori del moduli anche per l'iscrizione all'accesso, perché per cui questo è anche un'idea di partecipazione comune, proprio perché, come ben sapete, noi sappiamo e viviamo di questa partecipazione di tutti, l'iniziativa di tutti, e del fatto che tutti debbano contribuire, possano contribuire a quello che è il nostro agire. Per chiudere, non porto via altro tempo alla sessione, alcune informazioni tecniche. Dunque, per i colleghi che sono arrivati qui con la scuola, è necessario, come per tutti i corsi della scuola, iscriversi qui fuori. Quindi qui fuori troverete il banchettino dove all'ingresso, alla fine di ogni sessione, dovete firmare e poi dove domenica troverete rilasciato l'attestato di partecipazione. Questa sera, poiché abbiamo iniziato con un po' di ritardo dovuto a problemi ferroviari di varia natura, la navetta, il vaporino che porterà al Lido è stato spostato dalle 19 alle 19.30 per consentire appunto il normale svolgimento dei lavori secondo quello che era l'originale programma. Terza informazione, poiché come sapete i lavori andranno in streaming, chi dovrà intervenire, chiediamo di non farlo dal posto, ma di venire qui per qualsiasi intervento in modo tale che possa appunto avvenire la ripresa streaming e quindi possano chi si collega avere la completezza dei lavori, quindi non soltanto gli interventi dei relatori, ma anche quelli degli interventi di tutti i colleghi, che poi costituisce un po' il succo e la natura stessa di San Servo di questo incontro. Grazie a tutti e do quindi la parola al Presidente Paolo Koschi per l'inizio della prima sessione. Grazie a tutti, mi sentite? Sì. E innanzitutto ben arrivati, bentornati a tutti noi che abbiamo un anno in più e ci troviamo sempre qui a San Servolo per cercare così di crescere un po' insieme. Questa era la mia idea con la quale affrontavo sempre queste riunioni e mi sembra che si stia sviluppando esattamente per quella che era il mio sogno, intendo dire, quello di avere tanti giudici delegati che collaborassero e facessero crescere a loro volta i relatori, perché sapete, ogni volta che si viene qui si sa come si parte, ma non si sa assolutamente come si arriva, e ci sono tanti elementi di ricchezza che vengono da voi. È per questo che questa sessione in particolare, che ha un titolo. La proposta di concordato, che è un po' come dire metteteci quello che volete, tanto ci sta bene tutto, in realtà cercherà di battere un po' delle strade, quantomeno di approccio metodologico un po' diverse, per cercare quello che mi ha interessato molto, quello che ha detto la collega della formazione, l'impalpabile filo conduttore della materia concorsuale. Ed è vero che noi siamo in qualche maniera chiamati a individuarlo, questo filo che spesso è impalpabile, ma è altresì vero che c'è, secondo me, un filo conduttore che caratterizza questo cantiere legislativo che dal 2006 ci affligge. Ci affligge, ma in realtà cresce insieme al Paese e noi siamo un elemento di crescita del Paese, credo. E quindi abbiamo anche una grossa responsabilità, non c'è niente da evitare, non è possibile, e questo forse è anche uno degli aspetti belli di questo mestiere. Allora, la proposta di concordato, come affrontarla quando il comitato coordinatore, comitato scientifico, si è riunito e ha deciso di appiopparmi questo argomento? Io non ero presente quel giorno, naturalmente, e così imparo, la volta dopo ci sarei andata sicuramente. Mi sono domandata quale potesse essere un taglio un pochino diverso e soprattutto che cosa si poteva cercare di approfondire per individuare degli strumenti ermeneutici di interpretazione quando la proposta viene presentata. E allora ho cercato di ricostruire un po'
il modo di approcciare la proposta sotto il profilo dell'autonomia negoziale. Cioè, mi sono domandata che cosa caratterizza il nuovo concordato del 2006 rispetto a quello vecchio e un po', intendo dire, l'intento di risolvere e comporre la crisi che il legislatore ha fatto propria bandiera nella legislazione che è entrata in vigore nel 2006. Sicuramente la maggiore autonomia negoziale, anzi la sbandierata enorme ormai autonomia negoziale che quindi sostituiva, rendeva inutile l'eterotutela da parte del Tribunale. Quindi il Tribunale non doveva più preoccuparsi sostanzialmente di tutelare le parti più di un certo livello di minimo controllo di legalità, perché? Perché le parti si accordavano tra loro nell'intento di trovare una soluzione equilibrata, seguendo un po' i principi che sono quelli dell'analisi economica del diritto, che sono quelli del mercato. Ed è vero che questa scelta il legislatore l'ha fatta non per una scelta, secondo me, di campo consapevole, ma perché ha dovuto farla, nel senso che non era in grado di sostenere dal punto di vista economico, finanziariamente, la ripresa produttiva e la crisi economica, non poteva quindi pretendere di intervenire pesantemente nell'economia perché non era in grado poi di dare il corrispettivo dell'intervento nell'economia, che doveva essere il finanziamento. E devo dire che a fronte quindi del fatto che si è ritirato come impegno finanziario a sostegno delle imprese, ha riconosciuto ovviamente alle parti private una maggiore autonomia nel trovare soluzioni, nel tentativo di incentivare chi? I finanziatori istituzionali a finanziare al suo posto la ripresa produttiva. E questa è la chiave di lettura di questa vittoria dell'autonomia negoziale nel 2006. Non poteva, credo, fare diverso. E guardate che naso che ha avuto, perché poi 2008, 2009, 2010 è cominciata una crisi internazionale enorme. Pensate se lo Stato si fosse impegnato in interventi con i propri finanziamenti. Però il risultato qual è stato? Che comunque i finanziatori istituzionali, pur sollecitati, invitati, sedotti da mille tipi di prededuzione che il legislatore di volta in volta ha aumentato e ha inserito nella legge, come voi sapete, in realtà intervengono molto poco. A fronte della libertà delle parti di accordarsi, era ovvio che occorreva anche una forte libertà del debitore di autodeterminarsi, di scegliere quando proporre la procedura di concordato preventivo e accanto a questo di trovare le soluzioni, quindi scegliere il modo, scegliere le percentuali, scegliere i tempi, scegliere tutto. Massima libertà per il debitore. Riduzione delle responsabilità, ombrelli protettivi da revocatoria, da reati penali, eccetera, tutto apparato che doveva spingere il privato a far emergere tempestivamente la crisi e a tentare di risolverla in accordo con i creditori. Come voi avrete sicuramente notato sulle vostre tavole, ciò però non è successo, per ragioni in parte endogene, tipiche dell'imprenditoria italiana, che sono legate alla natura delle imprese che sono di piccole dimensioni, ma questo è un fenomeno anche europeo, ma soprattutto sono legate a una azionariato familiare e ad una compagine amministrativa delle stesse imprese che analogamente è familiare, mentre negli altri paesi europei non è familiare, ma c'è una cesura tra chi è il capitale, che partecipa nell'impresa e chi amministra, quindi c'è un'amministrazione manageriale che consente una posizione di terzietà dell'amministratore rispetto all'impresa, che in Italia non c'è.
Quindi l'imprenditore italiano che doveva maturarsi, capire che bisogna far emergere la crisi per tempo, per ottenere risultati buoni, non è maturato in questo senso. Di contro, che cosa si è verificato? Che una grande libertà data all'imprenditore, sempre maggiore fino a dargli la possibilità di fare il concordato con riserva, con questo ombrello protettivo in cui per 120 giorni, prorogabili fino a 180, di fatto lui poteva fare quello che voleva e addirittura alla fine ritirarsi e abbandonare tutto dicendo ho scherzato sostanzialmente, ha prodotto un fenomeno che il legislatore, ma prima del legislatore le parti sociali non avevano immaginato. Come vi dicevo, la riforma del 2006 era un tentativo di sedurre i grandi finanziatori, quelli che sarebbero diventati i grandi creditori, le banche, le società di leasing, le società di factoring, le finanziarie, affinché finanziassero l'impresa in difficoltà. Questo non è avvenuto. Di contro, tutte le soluzioni che sono state adottate hanno finito per penalizzare un'altra categoria, i piccoli creditori, che sono piccoli, ma non sono pochi, perché in Italia lo zoccolo duro dell'economia è sostenuto dalla piccola impresa, non dalla grande impresa. I piccoli non sono in grado di sopportare molti concordati che diano l'1% come riparto, tenuto conto che poi lo Stato nei loro confronti mantiene le stesse pretese, diciamo, fiscali e di altro tipo che mantiene nei confronti di chiunque altro che invece riesca a farsi pagare dai suoi creditori. Quindi il legislatore si è trovato di fronte a un'esigenza enorme, e cioè quella di far convivere la scelta che aveva fatto di autonomia negoziale alla base del concordato preventivo con un'altra scelta, che è quella di non affossare la propria economia sostenuta da piccole imprese, piccole e medie imprese che falliscono a loro volta perché coinvolte nel dissesto di altri e ottengono percentuali così infinitesimali, se le ottengono, essendo generalmente queste piccole imprese fornitori e quindi di media chirografari, da non poter sostenere lo scontro tra l'esigenza di favorire il debitore nella sua autodeterminazione e dall'altro lato l'esigenza di sostenere in vita queste imprese. E allora il legislatore a un certo punto ha fatto un revirement. La dottrina si è stupita, ma in realtà non c'è niente da stupirsi, basta guardare come va l'economia. La nostra legge fallimentare, se ha un filo conduttore che negli ultimi 3, 4, 5 anni ha determinato il modificarsi, non è quello di far evolvere i concetti giuridici, è quello di prendere atto dei fenomeni economici e di cercare di risolvere attraverso interventi legislativi determinati problemi economici endemici e gravissimi del Paese. Il legislatore, come avrete notato leggendo le norme, non si pone spesso problemi di coerenza, di metodo o, diciamo così, giuridicamente avverte la problematica, avverte però potentemente la spinta, la necessità di intervenire su determinati fenomeni. E allora fa scelte come quella di inserire ad un certo punto l'obbligo di inserire determinati dati all'interno del concordato con riserva, dove prima non si poteva dire niente, poi bisogna dire il proprio indebitamento, poi bisogna nominare o si può nominare un commissario che vada a conoscere e a vedere cosa c'è dentro per riequilibrare una posizione di eccessiva libertà autodeterminazione del debitore rispetto a quella dei creditori. Altri interventi, arriva la legge 132, vengono fatti ulteriori interventi. Il legislatore a questo punto fa una scelta di questo tipo, almeno io la propongo, la vedo in questa ottica interpretativa. Quando pone il 20% minimo per i concordati liquidatori come base di ammissibilità per la domanda di concordato, lo fa perché ritiene, remelius per pensa, che la libertà di autodeterminazione del debitore non possa essere degna di tutela legale
se non dà almeno il 20% ai creditori chirografari. Il legislatore piano piano si pente, ritorna sui suoi passi e individua dei limiti alla massima libertà di autodeterminarsi del debitore, dei limiti che sono in sostanza la direzione nella quale vuole spingere il debitore e vuole incentivare le domande di concordato. E questo è il primo tema che io volevo proporre alla, diciamo così, alla discussione con i colleghi, e cioè questo 20% secondo voi come va letto, che cosa rappresenta? Può essere effettivamente un limite alla capacità di autodeterminarsi dell'imprenditore, nel senso che il legislatore senza il 20% ai chirografari non ritiene meritevole di tutela la domanda, la proposta di concordato? Chi vuole cominciare per prima? Antonio. Beh, certamente questo percorso che tu hai descritto esiste ed è fortissimo, anche perché la curva è così brusca, perché si accompagna a questa curva l'altra curva, l'altro elemento che si è aggiunto è quello del voto, l'inversione del voto, e ci si accompagnano ancora, si aggiungono a queste le offerte concorrenti e le proposte concorrenti, che danno un quadro abbastanza netto di che cosa vuole, di quale sia, almeno quale sia la strada che ha preso il legislatore. A proposito della soglia del 20%, la prima cosa che mi è venuta in mente quando l'ho letta è che mi sembra che forse sparisce il concordato con cessione dei beni. Cioè, se noi pensiamo alla figura classica del concordato classico con cessione dei beni, in cui il debitore mette il proprio patrimonio a disposizione dei creditori e con ciò ha esaurito la sua obbligazione, si esdebita così, tanto che in sede di risoluzione non si può risolvere il concordato una volta che ha messo tutti i suoi beni a disposizione, anche se non si pagano le percentuali, anche se non è... Noi siamo arrivati al Tribunale di Velletri a dire che anche se non è pagata, se andiamo sotto lo 0% per i creditori chirografari, quindi anche se intacchiamo i creditori privilegiati, siamo arrivati a dire che non è risolubile il concordato, perché se ci si esdebita, è un po' forte, me ne rendo conto, è un po' forte, però se ci si esdebita, se il debitore ha adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, mettendo a disposizione il suo patrimonio, i creditori hanno creduto a questa sua prospettazione, questo era il concordato classico, no? Se oggi invece il parametro di risoluzione, perché poi sicuramente andremo a parlare sulla risoluzione, il parametro di risoluzione non è più mettere a disposizione i propri beni, i propri beni ai creditori, ma diventa mettere a disposizione i propri beni, ma anche pagare una soglia almeno del 20%, poi vedremo come graduare la valutazione su questo 20%, però questa è l'obbligazione, perché un minimo di assicurare c'è, no? Ed allora il concordato che noi conoscevamo, una figura giuridica tipica, ho la sensazione che sia sparita. Coprono il 20%, cioè quantomeno è ammissibile. In sezione, quando ne abbiamo parlato, parlavano di altre forme di concordato, comunque a me sembra che quantomeno non se ne possa più parlare, quindi questo ha ulteriore conforto. Secondo me non ci ha pensato per niente il legislatore a questo risvolto. Probabilmente nessuno si era posto il dubbio di che fine fa una figura tipica di concordato, che poi è quella che era la più utilizzata nei tribunali. Non se l'è posto per niente, ed è anche questo che denota... Come avevo detto prima, il legislatore i problemi giuridici non... Ha uno scopo che secondo lui è quello di tutelare le parti, e quindi il fatto che con questo muoia il concordato classico o una parte dei concordati, sì, o quantomeno un modo di intenderlo, esatto, secondo me non se lo immaginava mai. A questo fa da pandan, forse anche questa è involontaria, però sta di fatto che fa da pandan che nel 182 la rubrica del 182 non è più concordato con concessione dei beni, ma è cessioni, no? come dice cessioni.
No, e l'articolo 182 ha perso totalmente la sua forma originaria di norma che regolava il concordato concessione dei beni e poi si era estesa un pochettino, ma oggi è una norma sull'esecuzione, che poi c'ha i primi quattro commi dedicati all'esecuzione del concordato liquidatorio, ormai se non è più concessione dei beni, quantomeno rimane come formula ampia liquidatoria. Il quinto comma che riguarda invece la liquidazione di tutte le altre forme di concordato o quantomeno la liquidazione di tutti i beni ogni qualvolta siano interessati da una procedura di concordato. Quindi norma assolutamente di chiusura generale che impone la competizione, la competitività, tra l'altro in una forma diversa dai primi quattro commi. Ora forse sto sorbordando un pochettino, ma insomma con un parametro di riferimento diverso, che fa riferimento genericamente all'uso della competitività, e non invece non c'è riferimento dagli articoli da 105 a 108 ter, mi pare che utilizzano i primi quattro commi. Questo mi sembra un effetto primo della soglia del 20%. Sul piano della valutazione dell'impatto economico-sociale, certamente è vero che l'introdurre una soglia accompagnata da tutte queste altre misure intanto ha voluto dare decisamente una frenata, cioè il legislatore ha detto basta. I segnali c'erano, perché poco prima, un anno e mezzo prima, aveva messo il precommissario, aveva messo aveva rafforzato le misure informative nel preconcordato, ma probabilmente noi non siamo stati bravi a sentirlo, o l'economia non è stata brava a sentirlo, comunque il sistema era quello, perché il preconcordato serve a bloccare le istanze di fallimento, quantomeno nelle realtà che io conosco, e quindi è difficile far sentire da quell'orecchio far sentire il debitore o i suoi professionisti da quell'orecchio. Per cui l'unica cosa che si possono dare a questo punto sono state misure draconiane come quelle introdotte. E certamente è un limite all'autonomia negoziale, certamente. Penso che sia una domanda con una risposta scontata, perché è chiaro che se il debitore prima col suo patrimonio, purché riuscisse a convincere i creditori che le pagava in una misura apprezzabile, riusciva comunque ad esdebitarsi, oggi non lo può fare più se non assicura, salvo voi vedere, ripeto, non può farlo se non mette a disposizione almeno questo. Poi c'è un secondo significato, perché serve chiaramente anche ad imporre al debitore di tirar fuori da qualche parte, se benedetti 20%, no, da finanza esterna, che tutti quanti sappiamo che più o meno tante volte la si può ritrovare, l'ha voluta spingere, se vuoi il concordato devi fare tutto. Quindi mi sembra un po'... Non sei d'accordo? Non sono d'accordo. Allora, innanzitutto una riflessione. È un legislatore che non sempre si esprime al meglio. C'è una norma, mi pare il 163 bis, dove dice che il tribunale dispone disponendo, come se uno cantasse cantando. Cioè, cosa fa? C'è una ripetizione, ma a distanza di due parole l'una dall'altra, che non solo stona, ma da non solo da fastidio, ma non si capisce cosa voglia dire. Però, ecco, non ciò nonostante, io penso che il lavoro che deve fare l'interprete sia quello di dare una mano al legislatore in funzione degli obiettivi che si pone. Noi utilizziamo lo strumento della legge per regolare i conflitti che ci vengono posti all'attenzione. Dobbiamo farlo avendo chiari quelli che sono gli obiettivi che di volta in volta ci poniamo. E allora, se vogliamo ancora dare un senso, se vogliamo ancora salvare il concordato preventivo, e secondo me è uno strumento che merita ancora di essere salvato, nonostante la direzione in cui sembra andare questo legislatore con il decreto, con il disegno di legge per la successivo al progetto di riforma Rordor, no, che abolirebbe addirittura la figura del concordato preventivo, con un salto forse che secondo me è sicuramente prematuro. Io non sarei d'accordo, ecco, con questa impostazione di carattere ideologico. Dicevo, se vogliamo dare una mano al legislatore, se vogliamo salvare il salvabile del concordato,
Direi innanzitutto che dire che il concordato concessione dei beni è finito non ci serve a nulla, perché noi possiamo salvare un concordato concessione dei beni coordinandolo con l'ultimo comma dell'articolo 160, cioè quello che prevede che in ogni caso la proposta deve assicurare il pagamento dei creditori chirografari almeno nella misura del 20%. Norma che ha una interpretazione, secondo me, minimale, che è quella secondo la quale il legislatore ha alzato l'asticella della fattibilità, cioè quello che prima era un concordato ammissibile, qualunque fosse la percentuale offerta ai creditori chirografari, al di fuori delle ipotesi di soddisfazioni ridicole, ecco, questa soglia l'ha posta il legislatore, l'ha alzata, l'ha quantificata, l'ha determinata, e questo è un grosso aiuto all'interprete per capire, insomma, quale sia la misura entro la quale sia tollerabile il sacrificio del creditore. Secondo me non è, questo è, come dire, il primo gradino, ci sono altri gradini che bisogna superare per arrivare all'ammissione del concordato, ma sicuramente questo è un primo gradino su cui tutti possiamo essere d'accordo. Il secondo gradino consiste nel fatto che le parole che il legislatore ha usato sono nettamente differenti da quelle che aveva usato prima. Assicurare il pagamento è qualcosa di diverso dal soddisfare meglio i creditori chirografari, che era l'espressione più o meno ricavabile dal testo normativo precedente. E allora io mi sentirei di dire che, oltre appunto ad aver alzato la soglia, ha anche preteso che questa soglia di soddisfazione dei creditori chirografari sia garantita, sia assicurata, meglio, utilizziamo lo stesso vocabolo, in denaro, perché il termine pagamento si riferisce chiaramente al denaro, e ha dettato, secondo me, una norma che impone di andare a verificare quale grado di certezza debba esserci circa il superamento di questa soglia. Grado di certezza che secondo me è stato elevato, mentre prima si poteva parlare ragionevolmente di probabilità, oggi dobbiamo parlare di quasi certezza, cioè dobbiamo parlare di fattori che siano tali da assicurare, appunto, cioè da rendere pressoché certo che questo limite verrà superato, salvo fattori eccezionali che non sono preventivabili nel momento in cui si va a valutare la proposta. Ecco allora che sia l'attestazione sia i dati che vengono messi a disposizione del Tribunale dei Creditori debbono essere tali che rendano molto verosimile, rendano quasi certo, al di là appunto dei fattori imprevedibili, il superamento di questa soglia. Credo che questo grosso modo possa essere il quadro di interpretazione di questa norma. Limite dell'autonomia negoziale che è stato indiscutibilmente compresso dall'ultimo legislatore, però questo è il limite di autonomia negoziale del debitore. Secondo me il legislatore si è giustamente posto un problema di bilanciamento col limite dell'autonomia negoziale dei creditori, che invece prima era massacrato, era ridotto veramente in minimi termini. La voce in capitolo che avevano i creditori era veramente a livelli infimi. Il voto valeva il silenzio assenso, dovevano accettare qualsiasi porcheria il debitore propinasse. Oggi, se non altro, devono esprimere un voto consapevole, oggi se non altro hanno assicurata una soglia di soddisfazione che è indiscutibilmente maggiore rispetto a quella che avevano prima. Benissimo. Un altro tema che volevo affrontare con voi, che attiene sempre il 20%, è quello della definizione della norma, la quale dice che in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari. Ecco, cosa vuol dire l'ammontare dei crediti chirografari? E soprattutto, quando sono suddivisi in classi i creditori chirografari? C'è una linea interpretativa che ritiene che
il 20% debba essere semplicemente la percentuale media di ciò che viene ripartito tra le varie classi dei concordati, il che potrebbe portare alla soluzione che evidentemente in questo caso io tendo a, come dire, a dimostrare nella sua assurdità, perché io non sono d'accordo, ma comunque potrei offrire a una classe di creditori di 10, ad un'altra invece poco molto di più, e la media tra le due produce un 20%, ma tra questi ci sono dei creditori chirografari che ricevono solo il 10%. C'è invece un'altra linea interpretativa che ritiene invece che non debba essere la media sostanzialmente della quantità, diciamo così, di tutti i crediti che viene offerta, ma a ciascun creditore chirografario debba essere offerto il 20%, proprio perché si rifà all'interpretazione secondo la quale il 20% è condizione di ammissibilità nel concordato liquidatorio per i creditori chirografari, e sembrerebbe strano e anche a tenuta costituzionale secondo me dubbia il fatto che se suddivido in classi allora alcuni creditori chirografari possono prendere il 5%, il 10%, se invece li tengo tutti assieme devono prendere tutti il 20%. So che i tribunali si sono orientati in maniera diversa, per la prima interpretazione, cioè quella che si tratta di un valore medio, è il tribunale di Bergamo, perché so che in tal senso è il presidente Vitiello. Il nostro tribunale ancora non si è espresso, e prima che si esprima passeranno sul mio cadavere, ma comunque nel senso che liberamente si determineranno, no, in realtà non l'abbiamo ancora mai discusso, e quindi volevo sapere, i vostri tribunali quantomeno hanno pensato quale potrebbe essere una soluzione in questo caso, o voi avete un'opinione sul punto? Allora, parto io. Certo. Treviso, non ne abbiamo ancora parlato. Io ho una mia idea, partiamo da quello che dice la legge, sì, che dice la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei creditori chirografari. La prima immagine che mi viene in mente è: prendo la massa dei creditori chirografari, li fico in una tinozza e metto la linea all'altezza del 20%. I creditori, l'ammontare dei creditori, dei crediti chirografari è 100, io devo dare soddisfazione devo pagare nella misura di 20. Questo significa, secondo me, che nell'ipotesi in cui io abbia un concordato in classi, posso pagare una classe anche in una misura inferiore al 20%, purché rispetto all'ammontare complessivo sia superata questa soglia. Questa, secondo me, è l'interpretazione letterale della norma, ma ha anche un senso. Che problema mai potrebbe esserci di una disparità di trattamento tra creditori? Ma questa disparità di trattamento o è giustificata perché ci sono delle condizioni particolari in base alle quali io ritengo corretto, ritengo giusto, ritengo, e il tribunale può sindacare, no, la formazione, i criteri della formazione delle classi, e allora forse il sacrificio si giustifica. Altrimenti sarà il creditore che è stato pregiudicato dalla scelta del debitore di pagarlo in misura inferiore a questa soglia a sollevare la questione circa la convenienza rispetto alla sua classe di questa proposta. Io non lo vedrei come un problema, ecco, in questo senso. Allora, quindi la suddivisione in classi, proprio perché verrebbe a monte valutata dal tribunale se è stata fatta correttamente o non correttamente, consentirebbe quindi un trattamento di alcuni creditori chirografari al di sotto del 20%, giacché già nella suddivisione in classi c'è, come dire, il concetto di diversità di trattamento tra creditori, diciamo così, di uguale, sì, categoria in quanto chirografari. Questa sarebbe la secondo argomento. Il primo è l'interpretazione letterale. No, l'interpretazione letterale obiettivamente è in quel senso. Non so nemmeno se sia proprio consapevole, però è in quel senso. Roma? Roma si è già orientata in questo senso, perché lo abbiamo scritto delle linee guida che abbiamo pubblicato e ci siamo espressi per questa. Anche tenendo presente che intanto c'era una vocina che diceva che all'inizio la soglia doveva essere alzata al 10% e poi
la solita manina del Parlamento l'ha poi alzata al 20. Non so se sia vera questa cosa, però è uno sguardo alle risorse, cioè ogni cosa che chiediamo in più richiede, per favorire il concordato, che ci siano ulteriori risorse. Ma se i nostri concordati mediamente presentavano l'8, il 7, il 10, il 12, già il 20 di media è una buona cosa. Questo lo abbiamo tenuto presente, oltre alle ragioni che correttamente ha espresso il collega. Quindi con uno sguardo anche alle risorse di cui, perché insomma a un certo punto se il debitore deve formare le classi, ma la classe più bassa è il 20%, le altre deve mettere il 22-24%, cioè l'asticella necessariamente si deve alzare ancora, quindi sarà un'asticella media del 25, del 28, chissà quale asticella deve essere, e allora finiamo per ulteriormente stringere la vite in danno del creditore. Va bene, i vostri tribunali si sono già espressi? C'è qualcuno che ha un'opinione sul punto? Firenze, mi pare. Firenze però deve venire qui per lo streaming. Al microfono, devi guardare là perché... Ecco, lo doveva accendere. No, a Firenze ci siamo già espressi, in realtà in fase interinale, nel senso nella prima udienza di ammissione abbiamo rilevato che la nostra interpretazione era nel senso di ritenere che l'ammontare minimo per ciascuna classe dovesse essere del 20%. E per cui, e però finora abbiamo ottenuto che l'asticella col termine del 162 venisse alzata fino al 20%, per cui i provvedimenti poi finali, insomma, dei decreti di ammissione hanno poi dato atto che era assicurata, anzi l'ultimo provvedimento che ha scritto la collega è sull'ultimo numero del fallimento, è dato proprio della interpretazione anche rigida del termine assicurare, nel senso già anticipato dal collega. Il dubbio in realtà ce lo siamo posti, ma non ci è ancora capitato, ne abbiamo solo parlato tra di noi, che forse ci sono dei casi in cui quell'assicurare del 20% nel classamento ci potrebbe essere anche in presenza di una percentuale inferiore in concreto prevista come proposta concordataria. Il caso tipico è quello dei fideiussori, nel nostro tribunale è molto frequente, in cui il fideiussore viene classato, coloro che hanno già delle fideiussioni vengono classate autonomamente, hanno una percentuale inferiore a tutti gli altri chirografi, ma perché la percentuale uguale agli altri chirografi viene garantita attraverso la soddisfazione esterna al concordato. E probabilmente in questo modo, cioè, di fatto, non solo l'ammontare, ma anche il criterio del singolo creditore verrebbe assicurato. Per cui su questo ne abbiamo solo parlato, ancora non l'hanno fatto, ma pensiamo che avendone così chiacchierato in alcuni seminari con i professionisti, potrebbe essere un'ipotesi che riterremo ammissibile. Grazie. Grazie. C'è nessun altro sul punto che ha un orientamento? Allora, mi sembra di capire che siamo 2-2. No, due. In realtà il mio tribunale non lo so cosa pensa, sono solo io che lo penso. È vero, devo dire, che è un problema di asticella, nel senso che se si interpreta la norma nel senso che comunque a tutti i chirografari deve essere garantito il 20%, vuol dire che nessuna classe può essere inferiore al 20%. Il che vuol dire che in questa maniera si farebbe il concordato con classi che probabilmente potrebbe essere in qualche misura più dispendioso di uno senza classi. Però teniamo presente che le classi possono nascere da diversi, diciamo così, eventi. Per esempio, uno degli eventi da cui nasce la classe, e purtroppo questo l'imprenditore italiano non ha mai capito come si fanno le classi e tendenzialmente tende a non farle, forse perché i professionisti ancora non si sono impadroniti bene del meccanismo. Una delle ragioni per cui sono consigliabili le classi è proprio quella di quando ci sono i collaterali, cioè quando un creditore
che ha un certo credito nei confronti dell'imprenditore, in realtà ha anche delle garanzie esterne, che possono essere fideiussioni, possono essere ipoteche di terzi, pegni di terzi o altre cose, per cui tra l'altro il suo interesse alla percentuale concordataria è evidentemente molto minore di altri, perché comunque la sua percentuale viene integrata da quello che prende fuori. E quindi questa potrebbe essere una ipotesi nella quale obiettivamente si potrebbe valutare la situazione del singolo creditore. Certo è che, secondo me, rimane in qualche maniera costituzionalmente inspiegabile il fatto che se io suddivido in classi, i creditori non abbiano la stessa tutela di quando stanno tutti insieme, lo stesso tipo di creditori che sono chirografari. È vero che si potrebbe dire, va bene, se utilizzo la classe sta in re ipsa, che c'è una differenza di trattamento all'interno, però visto che il 20 è una soglia di ammissibilità, cioè non riesco a vedere la coerenza del ragionamento giuridico che ha fatto il legislatore, però forse sono solo io, non lo so. Ecco, vedo che la Maria Antonia ha qualche dubbio anche lei, quindi non so, non è capitato a voi ancora a Padova? Vi siete orientati anche voi? Perché, e anche Mantova, cioè effettivamente rimane, stride un po', capisco che da un punto di vista economico, che forse è un ragionamento che il nostro legislatore sente più di quello giuridico, il problema del... alzare sempre l'asticella vuol dire che di fatto quando tu metti il 20% non ci possono essere classi inferiori. Però mi domando se siano, una volta organizzati in classi, se siano diventati chirografari di serie B. Perché la realtà è che hanno un trattamento che... Ma anche prima, anche il fatto stesso di classarli con percentuali diverse... Sì, però è evidente dallo stesso problema. Cioè se c'è un problema di disparità di trattamento, tale è... anche se formano due classi, una da 10 e una da 5. Però il 20% dovrebbe essere la soglia al di sotto del quale non si va, cioè si non ha detto questo il legislatore, o almeno secondo la nostra interpretazione non ha detto questo. Perché il tenore letterale della norma è quello che dite voi, quindi io non ho nessun dubbio che è una tesi non solo sostenibile, ma sarà magari anche sostenuta dai più, non ho idea. Però faccio solo presente che ci sono possibilità di trovare degli aspetti critici. Altro problema intorno al quale il nostro 20% ci porta, allora, il 20% è condizione di ammissibilità della procedura, credo che su questo siamo d'accordo, no? Siamo d'accordo tutti, e più o meno dopo i primi tempi in cui si diceva che non aveva nessun senso il 20%, adesso ho sentito a Roma Zanichelli l'ultima volta che diceva che sì, beh, è ovvio che è una condizione di ammissibilità, e quindi io mi rallegro che adesso appaia evidente anche a lui. Peraltro lui, essendo un raffinato giurista e un giudice che vive sul campo, quindi evidentemente si è reso conto anche lui che il senso di questa norma poteva essere solo quello. Allora, io mi domando, la eterotutela del tribunale ha una maggiore possibilità di estrinsecarsi nell'ambito di valutazione dell'esistenza di questo 20% e quindi di questa condizione di ammissibilità? Un accenno già ce l'ha dato Antonello dicendo in sede di ammissione necessitiamo di una maggiore chiarezza dell'attestatore, di elementi indiziari consistenti e che diano quasi una certezza sostanzialmente, perché dobbiamo dire che assicura, cioè che in base agli elementi che ci sono, salvo che si inseriscono elementi imprevedibili, dovremmo sicuramente raggiungere quella percentuale. La mia domanda è, se intervengono elementi che fanno dubitare di questo successivamente all'ammissione, e quindi c'è la possibilità quindi di promuovere un 173 perché ad un certo punto non sembra più realizzabile almeno il 20% per i chirografari, e questo non soltanto nell'ipotesi, diciamo così, di scuola in cui ho offerto un terreno edificabile e improvvisamente mi hanno cambiato il piano regolatore, da edificabile è diventato verde pubblico, per cui al massimo ci piantiamo le tende sopra ma non ci possiamo fare nient'altro, e quindi la speculazione edilizia che io volevo fare, che avrebbe determinato la recovery per i creditori, non si può più fare.
ma nelle ipotesi che spesso accadono di differenze valutative, magari anche seriamente sostenute dal perito della procedura, che facciano ritenere che il 20% è molto difficilmente o pressoché impossibile da raggiungere. La mia domanda è: rimane sempre un problema di valutazione dei creditori dopo che è stato ammesso il creditore, è stato ammesso il concordato, il valutare se si raggiungerà quella percentuale o, trattandosi di una condizione di ammissibilità, come diceva la sentenza di Piccinini, perché poi ho saputo che ecco, ha due N finale, perché mi ha corretto tre volte l'ultima volta che ci siamo visti. Allora, allora, come diceva la 1521 del 2013, sostanzialmente il giudice, rispetto alle condizioni di ammissibilità e di legalità, quindi, ha sempre, in qualsiasi fase della procedura, un potere di controllo, quindi sia in sede di ammissione, sia in sede di eventuali 173, sia in sede di omologa. Allora la mia domanda è: i problemi valutativi puri, cioè quelli che nascono da dissidi documentati, seri, sostenibili, non per me vale 100, per me ne vale 70, ma con una serie di documentati elementi che sostengono queste differenze valutative, legittimano una rivalutazione della condizione di ammissibilità oppure no? Perché purtroppo questo succede in realtà molto spesso. La questione è complicata. Io per la verità, come istinto di base, tenderei a mantenere fermo il tipo di giudizio che abbiamo fatto finora, utilizzando le sezioni unite, e quindi mantenendo la distinzione tra fattibilità economica e fattibilità giuridica. E tenderei ad abbassare al massimo il campo dell'intervento del giudice, ritenendolo con quasi assoluta certezza possibile nel caso in cui, voglio dire, perisce il bene o certo, diventa inedificabile, sì. Cioè quando sia assolutamente certo ed assoluto. A restringerlo molto di più invece negli altri casi, proprio perché prima della votazione, ci abbiamo fra poco la votazione, e non vedo perché il giudice, che ha già valutato l'ammissibilità, se sorgono dubbi che poi sorgono attraverso la relazione del commissario, no? Il commissario rimette in dubbio le argomentazioni che è stata fatta nell'attestazione, cioè abbiamo due elementi valutativi di segno diverso. Il giudice sposa quella del commissario perché è un soggetto terzo rispetto all'attestatore, forse neanche tecnicamente si può dire del tutto. Rimangono comunque due valutazioni, e che il giudice vada ad intromettersi quando poco dopo i creditori, informatissimi, perché a questo punto hanno la relazione del commissario, possono votare, oltretutto oggi votano col voto positivo, quindi non mi sembra meglio, più corretta la tesi che rimane un po' in un solco che ormai da 10 anni abbiamo arato e in cui ci troviamo ancora. Non mi pare che si siano spostati i parametri fondamentali di valutazione. La stessa cosa è dopo la votazione, perché in sede di omologazione i creditori, se hanno conosciuto, se veniva prima hanno votato, sì, c'è l'elemento e basta. Salvo il 173 è ancora possibile, proprio sempre per i fatti eclatanti, i fatti di assoluta certezza. Mi fermerei qua, e poi dopo c'è la risoluzione, ma dopo l'omologa. Ma io non sarei del tuo stesso parere. Beh, perlomeno non potrete lamentarvi che siamo sempre d'accordo. Allora, ragioniamo. Condizione di ammissibilità, a mio parere, deve perdurare lungo tutta la procedura, non deve mai venire meno. Perché altrimenti potremmo dire la tua proposta si basa tra l'altro su un credito di 1 milione di euro, che per quanto ne sa l'attestatore, per quanto ha potuto accertare, è un credito esigibile, certo, ha tutte le caratteristiche per poter essere incassato, eccetera. Poi viene controllato che può pesare per un 10% in una proposta che prevede il pagamento dei chirografari al 25%, in modo tale che scende, se questo credito non viene incassato, scendiamo al di sotto. Il commissario mi scopre una cosa, che adesso non mi viene in mente, ma insomma,
mi dice guarda che in base a questi riscontri che ho, questo credito potrà essere incassato al limite per la metà o per un quarto, sicuramente non potrà essere incassato per l'intero. Beh, in questo caso perché non dovremmo bloccare il concordato, visto che quella assicurazione che è il 160 ultimo comma, assicurare il pagamento dei chirografari nella misura non inferiore al 20%, è venuta meno. E voglio dire, il termine assicurare, secondo me, va interpretato nel senso di rendere sicuro, rendere certo nei limiti in cui è possibile praticare un giudizio di certezza rispetto a eventi che sono futuri e quindi per definizione non certi, no? Quindi un elevato grado di probabilità, possiamo dire, no? O comunque un grado di probabilità fondato su una serie di ragionamenti che abbiano una loro concretezza. Certo, se si parlasse solo di valutazioni sarei un po' più prudente, ma laddove invece la valutazione venga superata da dati di fatto che rendono, come dire, che riabbassano la soglia al di sotto di questo limite del 20%, a mio parere si rende obbligatorio praticare la strada del 173 e quindi bloccare un concordato che sappiamo già non avrà la possibilità di realizzarsi in conformità alla proposta, o comunque sul quale possiamo dare un ragionevole giudizio che non si realizzerà in tal senso. Del resto anche la 1521 del 2013 aveva detto che il Tribunale può entrare nel merito della, come dire, della fondatezza dei ragionamenti, qualora ritenga che il ragionamento fatto dall'attestatore sia viziato in misura tale da far venire meno la sua idoneità a dare quella garanzia che l'attestazione deve dare. Qua direi che siamo proprio in questo limite, in questo ambito. Quindi direi appunto, condizione di ammissibilità deve durare lungo tutta la procedura, nel momento in cui viene meno il Tribunale deve esercitare i poteri eccezionali. Una replica di Antonino? Sì, io non sono d'accordo, nel senso che siamo d'accordo, in realtà la pensiamo alla stessa maniera. Cioè, se parliamo del credito, cioè noi partiamo dall'ipotesi che l'attestatore abbia fatto una buona attestazione, noi l'abbiamo controllata, era una buona attestazione, quindi la riscuotibilità del credito per un milione c'era. Se il commissario scopre un fatto... Questo qua è in fallimento. Allora siamo nell'ipotesi in cui anche secondo non me era neanche scatta buona il 173 o non era buona l'attestazione o comunque sopraggiunge un fatto nuovo e il commissario se ne accorge, anche tu, però ci mancherebbe. Anche tu mi pare che hai sfumato quando si tratta di valutazioni, sì. E quello è il punto che secondo me va centrato, cioè laddove il commissario esprime valutazioni più o meno forti, più o meno argomentate, ma che rimangono nel campo valutativo, a questo punto io la rimetterei. Sì. Ecco, è più forse un profilo di quanto forti le valutazioni, però quando tu dici io ho un dato di fatto nuovo e ne tengo conto, ci mancherebbe, sono d'accordo pure io, il 173 scatta sicuramente. Quindi allora è sempre una condizione di ammissibilità e deve persistere fino alla fine. Il problema è quando ci sono dubbi sulla sua persistenza, che sono esclusivamente sostenuti da processi valutativi puri, sostanzialmente, due periti, uno che dice una cosa, uno che dice l'altra, probabilmente abbastanza attendibili entrambi, o perlomeno con sì, una... Però scusami, Alice, stinterò, però anche qui andiamo a vedere, no? Cioè, abbiamo un immobile, un perito me la valuta 100, l'altro me lo valuta 80, ma non c'è nessuna offerta irrevocabile di acquisto, non mi dicono che è stato venduto un appartamento per quel prezzo in quella zona, non mi danno alcuna assicurazione, alcuna, come dire, non mi rendono certo che il risultato 100 sarà ottenuto. Beh, io ritengo certo il risultato 80, non quello 100, perché vado sulla minor valutazione. Sì, solo che probabilmente non ho elementi prima per ritenere ad ammettere questo concordato quando non avevo... Sì, forse non andava ammesso perché non aveva non quella certezza che dicevi se, tu. Se già non me lo assicurava sì, però, prima... Però voglio dire, posto che quel rendere sicuro è il dato di base, di partenza, cioè devono essere elementi che non sono più sicuri. Ma ci mancherebbe. E che prima io immagino nel caso del credito contestato, del credito in cui c'è una rivalutazione delle eccezioni di controparte, per esempio. No, questo vogliamo, si valuta quello, uno le...
Siamo nell'ambito veramente del... E allora perché il giudice si deve intromettere in una valutazione, saranno i creditori a valutare il proprio rischio? Io mi ero segnato qualche pronuncia in cui la Cassazione esprime dopo l'approvazione della proposta da parte dei creditori non è consentito al Tribunale e neppure alla Corte d'Appello in sede di reclamo verificare le probabilità di successo del concordato e non omologarlo quando appaia prevedibile un inadempimento del creditore che legittimerebbe i creditori a chiedere la risoluzione. Dice alla fine, questi ultimi, i creditori del resto, ben potrebbero aver accettato non solo il rischio ma anche l'eventualità di essere soddisfatti in una misura. Questa, come uno scemo non l'ho segnato, cioè dovrebbe essere 15.345 del 14, certo, prima, chiaramente. Ma non c'è, sì, ma c'era, il tipo non c'era di giudizio. 10%, ah, secondo me no, però non no, ma soprattutto non c'era quell'assicurare. Il pagamento. Il problema è questo, se io so già che tu il 20% non lo darai, mando la procedura ugualmente avanti. Ma guarda che assicurare vale proprio all'inizio, all'ammissione del concordato, soprattutto ci impegna in quella fase e sono d'accordo. Ma se è condizione di ammissibilità vale sempre. Sì, certo, vale sempre, però da che cosa lo fa venire meno? Cioè anch'io sono d'accordo con te, assicurare è... Una maggiore, non certo. Arriviamo alla garanzia piena, no, perché non voglio non la garanzia la piena, garanzia. Però ci deve essere un'attestazione forte, sì, per così sì, dire. Ma l'altra interpretazione, una è garanzia, l'altra è rendere sicuro, e non è rendere sicuro, ma rendere molto probabile, sì, altamente probabile. Nella misura in cui è possibile. Ma quello appunto ci impegna, secondo me, soprattutto nella prima fase, nell'ammissione, se noi siamo rigorosi, normalmente, giustamente rigorosi nell'ammissione, a quel punto è superato il problema, cioè già prima l'attestazione, non so, il parere del legale doveva essere adeguato, sì, certo, a, però, affrontare, certo, no? Allora, sbaglio se non la se la faccio, sì, passare. Sentiamo D'Aquino magari cosa ne pensa, certo, perché il tema del prima o poi i problemi della valutazione verranno al pettine, me lo dice tutti i giorni, facciamoglielo dire per espresso, ex professo. Io sono assolutamente d'accordo con Antonello. Facciamo un passo indietro. Per quale motivo ci siamo posti un problema di fattibilità economica? Cioè, e per quale motivo ci stiamo adesso interrogando su un concetto chiaramente nomopoietico? Cioè, non esiste nessuna norma che parla di fattibilità economica. Ci siamo interrogati finora sulla necessità di dover scorporare questa parte del giudizio di fattibilità che pure la Cassazione con la sentenza 1521 ha attribuito al giudice, perché ha detto che il giudice è peritum peritorum, perché non c'era una percentuale minima garantita. Allora, di fronte all'impossibilità di valutare qual è, di fronte a una prospettazione che era quella del concordato, molto simile alle attestazioni di idoneità di assicurare, un po' quelle del 182 bis, cioè io c'è l'idoneità ad assicurare il soddisfacimento dei creditori in una determinata percentuale. In questo senso in questa prospettazione aveva un senso una interpretazione che scorporava una parte del giudizio di fattibilità perché non c'era una percentuale minima garantita. Ma adesso che c'è la percentuale minima garantita, io faccio fatica a dover disapplicare una norma per applicare un'interpretazione giurisprudenziale che non è più fondata su una norma dello Stato. Prima la norma prevedeva semplicemente non prevedeva nessuna percentuale, quindi veniva, diciamo, corroborato il giudizio di fattibilità solamente su quelli che prescindevano da una percentuale. Adesso che la percentuale c'è, io credo che non sia più necessario andarci a, scusate la volgarità, impelagare in un giudizio chiaramente normopoietico, che è contrario al lavoro, secondo me, del giudice, che invece è di stretta interpretazione. Grazie, scusate. C'è qualcuno di voi che ha un'idea su questo punto? Nel senso che questo sarà purtroppo uno degli sviluppi sicuramente futuri delle udienze di omologa, eccetera, dei concordati più successivi all'entrata del 20%, nel senso che già adesso io ho spesso i curatori che dicono: dottoressa, ma io qui sono sicuro che siamo al di sotto del 20%, perché abbiamo constatato che la valutazione peritale era stata fatta in maniera leggera e, diciamo così, non documentata rispetto a quelli che erano i valori in quella zona e con questo mercato. Perché, non lo so,
perché delle imprese che dovevano pagarci i debiti, 4 su 8 sono fallite e non c'era scritto, cosa che succede pure tutti i giorni. E allora obiettivamente penso che questo sarà un problema che si verificherà molto spesso, cioè quello che diceva la sentenza della Cassazione, che però è del 2014, cioè che una volta che è stato ammesso il Tribunale non si deve più preoccupare che il 20% non si raggiungerà più, o una volta che è stato ammesso comunque del 20% si deve preoccupare. Poi il problema è diverso se ci dobbiamo preoccupare sulla base di elementi particolarmente circostanziati, di fatti nuovi, di fatti emersi che non erano conosciuti prima, eccetera, oppure se ci si debba semplicemente, come dice lui, preferisco la perizia di parte della perizia del tribunale perché la ritengo maggiormente disinteressata rispetto a quella della parte, eccetera. Non solo, è più prudenziale, no? Cioè, certamente è più prudenziale, però intendo dire ci sono delle diciamo così grosse operazioni immobiliari dove uno scostamento di poco determina un'enorme valutazione differente, perché anche adottando, per dire, 200 euro in meno al metro quadro su una valutazione molto ampia, evidentemente i valori crollano. Quindi però so che sono catalano di quelli della notte, però se una perizia mi dice 80 e una 100 è più probabile che io venda almeno 80 che non a 100. Questo è un dato di fatto. Statisticamente così. Allora, se per ora magari il mercato riprende. Sì, il problema non è il primo punto che certo. Dice Alina, se ci dobbiamo porre il dubbio dell'assicurare, quello è pacifico, quello dobbiamo quindi ce fare. Lo dobbiamo porre sempre. Non vedo proprio come si possa pensare altrimenti. Il problema è sulla base di cosa, fino a che punto un nostro dubbio, tra virgolette, no? Utilizziamolo certo. Così, il commissario ci stilla il dubbio, dice sì, vabbè, ma gli immobili là 200 euro andavano bene l'anno scorso, quest'anno chi lo sa, quest'anno non ci credo, quest'anno... ho capito, lasciamo ai creditori, cioè è questa l'impostazione che ci... Ma non è solo la Cassazione, ci siamo arrivati con una fatica pazzesca in sì. Questi 10 anni, no? Ad arrivare ad accettare che i creditori sopportino il rischio loro delle proprie scelte. Oggi alzare un'asticella laddove una norma non ce lo chiede espressa, o meglio ancora, laddove noi sovrapponiamo un nostro giudizio a un giudizio che sta già nelle cose, a un panorama informativo che è posto sul piatto, perché il commissario lo ha scritto nella relazione, spetterei ai creditori valutare se vogliono correre il rischio della valuta oppure no. Io la vedo così, insomma. Sì, una brevissima replica. Sì. Secondo me torniamo a quello che diceva prima Alida. Cioè qui c'è un errore a monte. Se dovevo essere sicuro prima, io con una perizia non sono sicuro. Non ho questa sicurezza. Per cui avrebbe dovuto dirmi, ho una perizia che mi valuta il bene 100, a fini prudenziali io... Mi baso su 70. Quindi lui dice, no, bisogna dire lo devi stoppare se devi ammissione questo ragionamento. Noi lo facciamo perché chiediamo di vedere una perizia che si basi semplicemente sulla stima e senza il confronto con un non la riteniamo, non sarebbe, ecco. Già non assicura prima, quindi non passa prima. Infatti. Quindi i fatti che devono essere fatti nuovi, ma soprattutto certi. Sì, sì. Che rendono non più sicuro quello che prima appariva tale. Va bene, allora mi sembra che si siano evidenziate due posizioni, anzi no, direi che c'è una somma che è in base alla quale il 20%, essendo condizione di ammissibilità, deve sussistere sempre. E quindi ce ne occupiamo in tutte le fasi. Il problema è quali devono essere gli elementi di riscontro e di certezza sostanzialmente per ritenere che questo 20% sia in pericolo. Sempre quando ci sono fatti nuovi sopravvenuti che non erano conosciuti o che si sono verificati in precedenza, il dubbio rimane quando si tratta dell'ipotesi classica, la perizia della parte dice 1000 e la perizia del fallimento dice 800. Con 1000 si ripartisce il 20%, con 800 non si ripartisce.
Allora, la tesi di Antonello è quella di adottare comunque una soluzione più prudenziale nell'interesse dei creditori e quindi di stoppare la procedura, fare un 173 direi a questo punto, che poi porterà a far alzare l'asticella all'imprenditore, visto che noi sempre abbiamo queste asticelle per saltare, poverini. E invece la tesi di Antonino è che, essendoci stata una valutazione da parte dei creditori, quindi presuppongo dopo la votazione, i creditori l'hanno accettato e quindi è un rischio che hanno accettato. Io devo dire che in linea di massima sono intimamente contraria al concetto che i creditori hanno accettato il rischio. I creditori, il 20% non è un rischio che devono accettare, è la misura del sacrificio che il legislatore ha deciso di imporgli. L'80% del loro credito, che non è pochino, il 20% lo devono prendere, quindi secondo me non è che loro poi dice se poi io credo che mi diano il 20, accetto il rischio che mi diano anche il 5, sarei proprio contraria a una impostazione di questo genere, nel senso che ritengo che ci deve essere una certezza, il che non vuol dire che con due perizie che non abbiano nessun elemento particolare di credibilità l'una o l'altra, forse io debba necessariamente scegliere la seconda, però direi che a questo punto suggerirei alle parti di ricercare altri professionisti e non è invece un problema che attiene l'immobile in sé. Scusami Alina, mi permetto, anche se l'argomento andava chiuso, però così certo. Andiamo a rivangare il giudizio di fattibilità. Rimettiamo in discussione la 1521. Perché... Ma la 1521 era prima della legge che ha imposto il 20%. Benissimo, allora prendiamone atto. Perché, ecco, su questo io tenderei a restare sul filone, sull'impostazione del 1521. Cioè giudizio di... questo è un punto forte, secondo me. Sì, certo. No. Questo è un punto forte, quantomeno è un punto in cui si denota in maniera più netta la differenza di posizioni. Certo. Per me rimane ancora valido il 1521 parametrato sul 20% e non più su quella soglia che era indeterminata, certo. Ma c'era anche prima, perché eravamo tutti tranquillamente d'accordo nel dire che una qualche misura concretamente qualcosa, tangibile di apprezzabile economicamente e rispetto ci a quello essere. Facevamo il giudizio di fattibilità, che significava la fattibilità la valuta l'attestatore, io controllo la logicità e congruenza di quello che ha detto l'attestatore. Questo era il percorso logico e nelle nostre sentenze non scriviamo il piano non è fattibile, noi scriviamo, anche quando il piano non è fattibile, siamo intimamente convinti, ma noi scriviamo l'attestatore non ha dato un giudizio logico, coerente, adeguato a darne... E quindi vada a impugnare quello. Questo tipo di percorso vale ancora. Se io lo dico in fase di ammissione, il percorso era quello ed è logico ed eccetera, e allora poi dopo non posso dire il percorso che era logico oggi non è logico più. Ma abbiamo detto che se ci sono degli elementi nuovi che dimostrano che non era logico o non era veritiero era incompleto... Sono elementi certi, devono essere però elementi certi. E comunque la linea logica rimane quella della 1521. Se scardiniamo quella, allora scardiniamo la fattibilità. Cioè tutto il ragionamento a monte e questo è ben più forte. E allora non siamo più d'accordo. Vabbè, intanto... Mi ricorda ancora le discussioni prima di inserire la parola assicurare o si impegna, quando ne abbiamo fatte parecchie, poi alla fine prevalse, meno male mi sembra di capire che prevalse la parola assicurare. No, però sulla questione della stima, è chiaro che se io ho la stima del debitore che dice 100, la stima del commissario ugualmente senza nessun supporto fattuale, è chiaro che mi rendo conto dell'imbarazzo del giudice nel fare un 173. Però io nei casi in cui mi sono trovato in una situazione del genere, facevo fare proprio su un comportamento molto pragmatico come il mio solito, ma facevo fare alla società che faceva la pubblicità di tutte le esecuzioni, tutte le vendite forzate a Lecce, facevo fare uno screening di tutte le vendite di immobili similari a quello del concordato di cui si stava discutendo, e sulla base di questa pezza d'appoggio individuava tipologia, ubicazione, destinazione, così individuavo il valore a metro quadro, ma non più un valore di stima, ma un prezzo di mercato, perché era stato venduto effettivamente, e individuavo anche lo scostamento tra la valutazione iniziale e il prezzo di vendita. Sulla base di questo elemento è stato fatto facile poi assumere le decisioni, quindi diciamo mi sembra un'indicazione operativa che potrebbe essere utile.
C'è qualcun altro che si vuole esprimere su questo punto? Evidentemente è un punto nodale, perché quello che dice Antonino è sostanzialmente questo. C'è sempre la suddivisione tra fattibilità economica e fattibilità giuridica, solo che la fattibilità giuridica adesso sostanzialmente è al 20%, quindi se è al di sotto noi possiamo come dire, intervenire a gamba tesa per fermare questo concordato, perché non è fattibile giuridicamente, nel senso che non c'è quella entità apprezzabile nello scambio sinallagmatico tra la liquid datum dall'imprenditore e la liquid retentum dal creditore. E secondo me cosa succede? Nel momento in cui ho detto che c'è la fattibilità giuridica e c'è il 20%, ho accertato che astrattamente quella fattispecie è idonea, è legittima, diciamo così, ha le condizioni di legittimità. Nell'ipotesi in cui poi ci siano degli elementi di dubbio nascenti dalle valutazioni, dal parere del commissario, dagli elementi che lo stesso ha raccolto a sostegno della propria 172, per esempio, allora saranno i creditori che dovranno esprimersi, perché io ho già nel momento iniziale stabilito che sussiste la condizione e la valutazione successiva devono farla i creditori. Ora, in realtà c'è una sfasatura nei nostri ragionamenti e anche nei suoi, secondo me, e cioè la condizione ci deve essere sempre, questa condizione giuridica. Allora, se io ho il dubbio che ci sia successivamente, ci sono le ragioni per fermare la procedura. Un discorso è sulla fattibilità, diciamo così, dell'operazione commerciale, sulla convenienza. I creditori decidono se è per loro è conveniente o non è conveniente, secondo me. E questa è la fattibilità economica. Chi decide se è legittimo o meno, cioè se è nullo o meno, quello che io ho proposto ai creditori è il giudice. Adesso l'asticella si è alzata al 20%, se sto sotto è nullo, se sta sopra è legittimo. Allora vuol dire che il creditore deve decidere sulla convenienza dal 20 in su, ma sotto il 20 non è che accetta il rischio che si verifichi o non si verifichi un evento. Io la vedo così, però non è che qui dobbiamo andare tutti d'accordo, e capisco anche che ci sono anche molte sfumature nel ragionamento. Questo serve solo per dimostrarvi che siamo in tre, abbiamo già tre opinioni diverse, però che il problema sussiste e che probabilmente invece c'è un momento di accordo di tutti sul fatto che se ci sono elementi obiettivi che intaccano la valutazione, quindi non puramente opinioni tecniche sul valore del bene, ma elementi obiettivi che riscontrati determinano una riduzione del valore del bene, della solvibilità del cliente, di tutte queste cose, è evidente invece che siamo tutti d'accordo che il 173 si può fare o si può valutare in sede di omologa la insussistenza della condizione di ammissibilità. L'altro problema sul quale il 20% poi finisce per ridondare è quello della risolubilità o meno del concordato. Voi sapete che la risolubilità del concordato dovrebbe essere riconnessa ad un evento che deve avere di inadempimento, che deve avere una certa gravità, perché è paragonato alle ipotesi del codice civile dalla nostra norma. Ora, il 20% come valutazione, diciamo così, al di sotto della quale non è legittimo portare avanti una proposta di concordato, fa sì che nel momento in cui io non riesca a pagare il 20%, automaticamente io possa chiedere la risoluzione? O occorre che rispetto a questo 20% ci sia un inadempimento grave, in sostanza, perché si possa chiedere la risoluzione? Chi vuole iniziare per primo? A me pare che anche qua il 186 presenti pochi margini di dubbio. Secondo comma, il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.
Allora, sono d'accordo che se io ti prometto 20 devo poi pagarti 20, ma se io ti pago 19,5 è un inadempimento grave o è un inadempimento di scarsa importanza? A mio parere è di scarsa importanza, cioè occorre pur sempre che ci sia questo secondo requisito. E del resto io penso, quale in vista di che risolvere un concordato che paga un po' di meno del 20%? Sì. Mi pare un esercizio inutile. Qual è quel creditore che io non riesco neanche a immaginarlo? Ancora adesso abbiamo concordati che promettevano magari il 20, il 25% e danno il 5, nessun creditore si sogna di chiedere ringrazia. Il 5, ecco, allora sotto un certo profilo lo vedo come un falso problema, nel senso che se a fronte del 20 mi danno il 10, il 12, secondo me l'inadempimento è sicuramente grave, però non mi figuro un creditore che chiede la risoluzione. E se invece siamo di poco al di sotto di quella soglia, beh, l'inadempimento ha scarsa importanza e quindi non ricadiamo più nel secondo comma del 186. Va bene. Antonino? Concordo pienamente, non devo aggiungere niente. Benissimo. Invece io no. Questo l'avevo capito dal coordinamento che gli ho mandato prima. No, l'idea che avevo lanciato io era questa: se il legislatore ha stabilito che non è nemmeno ammissibile un concordato che non dia il 20, forse l'ha già fatta lui la valutazione, che se sono sotto il 20 ho una prestazione che non è idonea. Ma questa è, come dire, una provocazione che avevo lanciato io, sono in minoranza, non lo so. La propongo però alla meditazione di tutti. Un attimo solo sul concetto di utilità specifica. Scusa Lida, sì. aggiungo allora, però secondo me merita una cosa, una riflessione ulteriore. Stiamo parlando di concordato liquidatorio, che di solito si realizza mediante la cessione di tutti i beni. Allora, sto povero debitore, adesso non amo prendere le parti del debitore, ma in questo momento mi sento di farlo. Mi ha dato tutto, non ha più neanche una goccia di sangue, in ipotesi almeno. Ecco, è rimasto in braghe di tela. Avrà un conto all'estero in Svizzera, ma noi non lo sappiamo e quindi siamo legittimati a ritenere che non lo abbia in sostanza. Cos'altro può fare? Non c'è da cavare altro. Va bene, ho capito, sono più cattiva. Sì, non parlerei di inadempimento. Ecco. No, va bene. Allora, un solo flash per sapere come si comportano i vostri due tribunali, perché poi andiamo al problema della continuità, della liquidazione e dell'affitto, eccetera, che credo interesserà. Il concetto secondo il quale occorre che la procedura indichi l'utilità specifica che ogni creditore deve avere dalla proposta, come la interpretate? Ovvero, deve essere indicata per tutti i creditori, per ciascuno, deve essere indicata per classi, è insita nella percentuale quando viene data una percentuale, quindi va chiarita soltanto quando si paga con modalità diverse, per esempio, e non si paga in denaro? Che cosa vuol dire, secondo voi, che ogni domanda deve indicare per ciascun creditore sostanzialmente l'utilità specifica? Che è poi il 161. È questo qua, e dice... In ogni caso la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. Adesso vi voglio... Allora, il 20% te lo devo dare in denaro. Ti cedo i beni quali vengono tramutati in denaro, non occorre che specifichi altro. Secondo me la specificazione va riservata soltanto a quelle utilità che sono diverse dal denaro. Penso alla datio in solutum, penso al conferimento di quote, per esempio, eccetera. Il fatto che ti paghi con titoli partecipativi, sì, con cose di questo genere, no? Cose di questo ti do genere. Delle obbligazioni convertibili in azioni, qualcosa del genere in sostanza, della NewCo. Ecco, non andrei oltre, perché parliamo comunque sempre di modalità di soddisfazione e quindi di trasferimenti di ricchezza dal debitore al creditore. Ecco.
non mi spingerei a valutare altre ipotesi di vantaggi, ecco, indiretti che possono derivare ai creditori. Sì, anche io trovo difficile capire questa norma, perché è rapportata come letteralmente la legge in ragione a ciascun creditore l'utilità specifica. Immaginate un concordato con... Pensate, la IVA 26.000 domande. 26.000 domande, 26.000 utilità specifiche. probabilmente ha un valore di sottolineatura proprio in quei casi che richiamate da... Cioè che deve essere sempre comprensibile dal creditore che cosa prenderà all'esito del concordato. Qual è il vantaggio, qual è la convenienza rispetto all'alternativa. Per potergli favorire il giudizio di convenienza. Ma è una sottolineatura di qualcosa che c'era già probabilmente. Non mi sembra che dica una cosa sconvolgente, a meno che non la interpretiamo letteralmente, ma è talmente sconvolgente che ci metteremo un anno a fare i concordati. Non so, bisognerebbe sapere cosa voleva dire il legislatore quando l'ha messa. No, era proprio l'idea, cioè, diciamo, anche su questo c'è stato un po'. No. L'idea era quella di imporre, di superare la tesi del concordato come mero auspicio, della proposta come mero auspicio, come promessa non vincolante, era quello di dire no, siccome è una proposta contrattuale tu ti devi obbligare a dare qualcosa, poi siccome il 20% ci siamo resi conto che non era esaustivo proprio perché puoi dare una dazio insoluto, non puoi dare qualsiasi altro mezzo di pagamento, allora devi impegnarti a dare qualcosa su cui si deve formare il consenso dei creditori. Quindi noi ringraziamo l'ufficio legislativo del Ministero per averci detto che c'è la norma. La libertà negoziale, l'autonomia negoziale, così. Poi però quando non ti conviene, cioè quando si tratta di stringere il debitore per cui lo devi impegnare, perché poi la pecca è stata, bene perché la pecca è stata, ma ci avevamo anche pensato, solo che poi alla fine non ci sono state le condizioni, non essere intervenuti sulla risoluzione, perché l'idea che c'era era e che è affacciata adesso nella commissione Rohrdorf è quella di restituire il potere di ripristinare la risoluzione d'ufficio, comunque l'iniziativa quantomeno al commissario giudiziario, perché è chiaro, e di questo si sta parlando anche in sede europea, diciamo, perché ci sarebbe, è chiaro che il creditore che ci ha già rimesso soldi non ha nessuna voglia di prendere, di assumere, tra l'altro in Inghilterra c'è d'ufficio si può negare l'omologazione e dice che questo mi dicevano che cambiando diciamo, il discorso rispetto alla risoluzione, però l'omologazione dello scheme of arrangement si può fare d'ufficio anche, inizio un motion, dicono loro, e dice che succede abbastanza spesso, non frequentemente, però succede. Quindi insomma diciamo che noi copiamo quello che ci conviene dai paesi esteri, non sì, tutto perché... Bene, allora abbiamo chiarito il senso di una norma, perlomeno questa cosa sarà servita a questo. Quindi ha una evidente necessità quando non ci sono le modalità di pagamento monetario, evidentemente bisogna specificare ai creditori perché possano formare il proprio convincimento quale sarà l'utilità effettiva che loro deriva. Avevamo solamente un lancio per la sessione che viene dopo, che credo sia sulle proposte concorrenti, giusto? E dicendo che anche noi qui vedevamo un collegamento col problema dell'autonomia negoziale, nel senso che il legislatore tende a limitare l'autonomia negoziale del debitore, tutelandola soltanto quando è al di sopra di una certa percentuale di riparto, che vuol dire tradotto in soldoni. Se io offro un concordato che liquidatorio che dà più del 40%, mi tutela la mia autonomia negoziale impedendo a chiunque di presentare offerte. Se ne ho uno in continuità, devo offrire più del 30% e impedisco agli altri di intervenire, perché anche le offerte concorrenti e le proposte concorrenti le riteniamo un tipo di conformazione dell'autonomia negoziale che il legislatore sta attuando, nel senso che il legislatore ti tutela a patto che tu ti sforzi talmente dal punto di vista economico, altrimenti non ti tutela più e accetta la competitività del mercato sulla tua proposta. Quindi lanciavamo questa ipotesi di in realtà ulteriore limitazione dell'autonomia negoziale del debitore che nasce dall'inserimento della competitività per le offerte e per le proposte concorrenti.
Però adesso il nostro tema, che spero sveglierà un po' l'uditorio che veramente ci ha deluso fino adesso per la scarsa partecipazione, questo andrà in streaming ma mi dispiace, è così. Il secondo tema, e cioè quando un concordato è in continuità e quando è liquidatorio, e che regime si applica al concordato misto, che chiunque mi segua sa che sono 3 anni che continuo a dire bisognerà che tiriamo fuori un'idea dal cappello come il coniglio dal cilindro, perché i problemi stanno venendo sempre di più al pettine. La Rordorf, che io speravo ci desse un orientamento, un'idea, un suggerimento, un concetto, un'idea, come diceva Giorgio Gaver, invece non ci dà granché, perché l'unica cosa che ho trovato dentro, che guardavo prima con loro, è questa. Procedura di concordato preventivo, articolo 6. La disciplina della procedura di concordato preventivo va riordinata prevedendo A. l'inammissibilità di proposte che in considerazione del loro contenuto sostanziale abbiano natura essenzialmente liquidatoria, dal che bisognerebbe ritenere che sono in continuità quelle che non hanno un contenuto sostanziale essenzialmente liquidatorio, cioè il contrario di queste che sono inammissibili. Ma se questo devo dire che aiuti l'interprete, avrei qualche dubbio. Spererei che i decreti delegati siano meglio, perché altrimenti intendo dire. Vabbè, cosa vuol dire quindi quando il concordato è in continuità? E poiché concordati in liquidità in continuità puri, cioè dove si fa solo continuità e non si vende neanche un francobollo, sostanzialmente non ce n'è, qual è il tipo di regime che possiamo proporre di adottare? E voi sapete che poi finiamo sempre sul punto dolente. Se c'è una parte di liquidazione di un certo rilievo, che non è preminente per carità, ma che nei termini economici del concordato ha una sua importanza, c'è bisogno di creare il doppio binario, e cioè di creare un liquidatore per la parte di entità liquidatoria e invece mantenere l'imprenditore che gestisce l'altra parte? Vi pare coerente l'idea di far convivere all'interno di una stessa entità che sta tentando di salvarsi e di risanarsi un soggetto che amministra e un altro che liquida i suoi beni? È logico che in una procedura di continuità io una parte la liquidi per risanare, ristrutturare, risistemare la mia attività e poi proseguire? Tutte queste domande le rivolgiamo ad Antonello, giusto? Sì. Beh, però c'è un problema a monte. Quello della ce ne sono sempre tanti. No, allora, la Lida dice che non abbiamo mai visto un concordato con continuità puro. No, puro, puro, puro. Puro, puro, ed è confermo. Ne abbiamo visti pochissimi come concordati con continuità, nel senso che la continuità è stata realizzata, è stata gestita dall'imprenditore in crisi. Abbiamo visto più casi in cui la continuità dell'azienda, la sopravvivenza meglio dell'azienda è stata assicurata, è stata realizzata attraverso l'affitto di azienda. Allora, secondo me, il primo problema secondo me da porsi in ordine logico è questo. Se è la convivenza tra la continuità, tra continuità e affitto di azienda. Noi sappiamo che c'è una tesi che è stata sostenuta dalla Manna, anche da Galletti mi pare, secondo cui l'affitto di azienda, sto parlando di affitto di azienda finalizzato alla cessione dell'azienda in esercizio ovviamente, non all'affitto. Quindi non la cosiddetta continuità indiretta, la cosiddetta legislatore. Continuità indiretta, il cosiddetto affitto ponte, chiamiamolo come vogliamo, no? Se sia compatibile o meno con la figura del concordato con continuità. Mi pare che sostanzialmente la tesi avversaria si basasse su 3 argomentazioni, che il 186 bis non parla di affitto di azienda, che il rischio di impresa rimane a carico dell'affittuario, o meglio si trasferisce a carico dell'affittuario, quindi non ricade più sul debitore e quindi sui creditori, infine che non sono applicabili le specifiche in materia di continuità aziendale, in particolar modo i benefici e gli oneri che le norme prevedono per la continuità diretta.
sono tutte e tre argomentazioni che secondo me non sono così decisive. Allora, il 186 bis non parla di affitto di azienda, ma il 186 bis secondo me non esclude la possibilità di ricondurre anche l'affitto di azienda in questa figura, perché anche quando noi abbiamo l'affitto di azienda finalizzato alla cessione, abbiamo la cessione di un'azienda in esercizio, solo che l'azienda non viene più gestita dal debitore, ma viene gestita da un terzo. Rischio. Io mi guarderei bene dal dire che il rischio d'impresa si trasferisce completamente in carico all'affittuario. C'è un evidente rischio indiretto che è costituito dal fatto che se in capo all'affittuario l'impresa non viene gestita bene, è probabile che l'affittuario non abbia i soldi per pagare il canone e quindi per garantire la soddisfazione dei creditori. Secondo caso, l'affittuario può demolirmi l'azienda, può distruggermela, può mangiarmela dall'interno per finalità sue personali e quindi nel momento in cui io vado a venderla non ho più un bene che abbia la possibilità di essere collocato sul mercato. Terzo luogo, è una figura che io non ho mai visto, ma in teoria noi non possiamo escludere che ci sia un affitto d'azienda cosiddetto interinale con cui l'azienda viene parcheggiata in affitto per un certo periodo di tempo e poi torna in mano. Io ne ho visto uno e c'era una collega con cui ho parlato oggi che ne aveva un altro uguale, la Manuela Massino, che non so dov'è. Ecco, anche lei ne ha uno, mi sembra. Anche io l'ho avuto uno. Cioè spesso fanno l'affitto e poi torna all'imprenditore. Ecco, io non ne ho mai visti, mi scuso, ma pensavo fosse una figura mitologica, esiste. Ne prendo atto ben volentieri perché porta l'acqua al mio mulino, nel senso che in questo caso è vero che forse provvisoriamente il rischio d'impresa non ricade sul debitore, ma tornerà ad essere suo nel momento in cui si riappropria dell'azienda. Infine, business plan, o meglio come si esprime la norma, la indicazione dei costi e specifica dei costi e dei ricavi e delle risorse necessarie per realizzare la continuità. Questo dato, per esempio, può benissimo essere verificato dall'attestatore al fine di valutare il fatto che regga l'affitto di azienda. È ovvio che in tal caso l'affittuario dovrà consentire all'attestatore di prendere visione del suo piano industriale, eccetera, eccetera. Però non è detto che non si possa fare. I vantaggi, per esempio la moratoria annuale, secondo me la moratoria del pagamento dei creditori privilegiati relativamente ai beni che non vengono venduti, può benissimo trovare applicazione anche laddove l'affitto di azienda, per esempio, duri oltre l'anno dopo l'omologa del concordato e l'azienda, per esempio, il piano preveda un affitto per 2 anni e la vendita dell'azienda successivamente. Ma quelle che a me paiono indicazioni nel senso di ricomprendere l'affitto di azienda nell'ambito della continuità sono indicazioni che arrivano con forza, secondo me, dalla riforma di cui al decreto legge 83 del 2015, laddove e poi dalla riforma Rordorf e poi dal disegno di legge governativo per la riforma. Perché? Perché sempre di più appare evidente la finalità del legislatore di dare questa indicazione: vi consento il concordato se voi mi salvate l'azienda. Questo dato è di tutta evidenza se si pensa, per esempio, alla soglia del 20% per la soddisfazione dei creditori chirografari, che non c'è laddove il concordato sia in continuità, e se si pensa alla differenza 30-40% per quanto riguarda le proposte concorrenti, che sono chiare indicazioni della finalità che il legislatore si è posto di vedere come un valore che va addirittura, direi, oltre quel principio della massima soddisfazione dei creditori che governa il concordato preventivo. La salvezza, la possibilità di conservare l'azienda con tutto quel che ne consegue in materia di vantaggi indiretti, non solo per i creditori ma anche per tutti i soggetti che hanno a che fare con l'azienda, mi pare
particolarmente evidente alla luce di queste riforme. E Alida giustamente mi faceva osservare che la stessa disciplina delle proposte concorrenti, laddove consente a un terzo di sfilare l'azienda al debitore, anche qualora questo abbia proposto un concordato con continuità in senso proprio, in senso puro, è una chiara indicazione che il legislatore, al legislatore in fondo non interessa chi salva l'azienda, non interessa chi porta avanti la vita dell'azienda, quello che gli interessa è che l'azienda sopravviva alla crisi. E credo che, come dire, le ragioni di fondo di questa finalità, la ratio della ratio, sia di tutta evidenza. In un momento di crisi economica come questa, laddove le aziende muoiono come le mosche, il fatto che se ne salvi qualcuna implica un vantaggio complessivo, generalizzato a tutti gli operatori economici e alla società nel suo complesso, che il legislatore ha evidentemente tenuto presente in maniera del tutto particolare. Per cui affitto di azienda sì, come compatibile col concordato con continuità. Beh, se la riforma Rohrdorf andasse in porto così com'è, noi non avremmo più il concordato liquidatorio se non laddove ci sia garantito un quid pluris ai creditori. Secondo il disegno di legge governativo, il concordato liquidatorio sparisce in ogni sua forma. Se noi salviamo solo il concordato con continuità diretta puro, cioè nel senso che è portato avanti, perdiamo un sacco di chance, cioè eliminiamo praticamente dal nostro orizzonte la figura del concordato preventivo, e questo credo che non sia vantaggioso per nessuno. Secondo problema che Alida poneva è qual è la disciplina del concordato misto. Posto che di fatto sono tutti misti. E che di fatto anche il 186 bis, laddove ci dice che il concordato con continuità aziendale può prevedere la liquidazione di beni che non sono più funzionali alla continuità aziendale, ci dice chiaramente che c'è compatibilità tra continuità e liquidazione. Quindi una parte liquidatoria possiamo tranquillamente conservarla. Quanta parte? Possiamo conservarla e parlare lo stesso di concordato con continuità? Beh, allora andiamo per gradi. Se la continuità, se le entrate che derivano dalla continuità, e qualora parlassimo di affitto di azienda, parlo di canoni e ricavato dalla cessione dell'azienda, se questa parte di attivo è superiore alla parte di attivo che deriva dalla liquidazione, nulla questio, chiaramente c'è una prevalenza in senso economico, in senso quantitativo, della continuità, quindi non vedo elementi ostativi a considerare a tutti gli effetti come rientrante nella continuità questo tipo di concordato. Il problema si pone quando invece la proporzione è inversa, cioè quando abbiamo un maggior attivo che ci deriva dalla liquidazione rispetto a quello che ci deriva dalla liquidità. Roma, nelle sue linee guida, che sono state recentemente pubblicate, dice: ma basta che sia assicurato un minimo di continuità, salvo l'ipotesi dell'abuso, che sarà onere del Tribunale controllare e verificare. Noi riteniamo che si possa parlare sempre di continuità. A mio parere questa è una linea un po' troppo forte, che io attenuerei, nel senso che secondo me è indispensabile, è essenziale che sia salvaguardata l'azienda nel suo nucleo essenziale, nella sua dimensione minima indispensabile. Ecco, se quel ramo di, allora, se si salva tutta l'azienda, nulla questio. La continuità, secondo me, è assicurata qualunque sia la proporzione la proporzione quantitativa tra la parte liquidatoria e la parte con continuità. Il problema è quando si salva un ramo di azienda. Occorre, secondo me, che questo ramo di azienda che si salva abbia una certa consistenza. Per esempio, che sia salvaguardata almeno la maggioranza dei dipendenti, o quantomeno sia salvaguardata il valore degli asset aziendali nella loro composizione economica, nucleare, ecco, fondamentale. Se sono ceduti 9 macchinari su 10 ed è conservati 3 dipendenti su 10, secondo me è ovviamente prevalente la componente liquidatoria. Qui la continuità è talmente ridotta, talmente risicata, talmente limitata, che
non ha senso parlare di concordato con continuità. Deve avere quindi un valore apprezzabile, ecco, deve avere un valore apprezzabile sotto forma di salvaguardia del valore azienda in una sua componente apprezzabile. Ecco, direi che almeno questo è il livello minimo. Ultimo aspetto, liquidatore e amministratore, forse se ce ne sono altri, ma comunque lascio casomai parlare Antonino. Liquidatore e amministratore, il problema secondo me si pone sia con riferimento alla liquidazione dei beni, dove non sempre il liquidatore nominato dall'amministratore, meglio nominato dalla società, visto che stiamo parlando di concordato con continuità, quindi colui che gestisce l'impresa nella continuità, non sempre ha le capacità per fare il liquidatore. Non ha le capacità né a volte per liquidare secondo le regole che disciplinano la procedura i beni, né soprattutto per fare i piani di riparto e per salvaguardare quelle regole che disciplinano la distribuzione dell'attivo tra i creditori. Non solo, se noi ricomprendiamo nel concordato con continuità anche l'ipotesi di affitto di azienda, beh, a mio parere a questo punto nulla più osta alla nomina del liquidatore. Nomina del liquidatore quindi io conserverei sia nell'ipotesi di concordato con continuità cosiddetta indiretta, sia nell'ipotesi di concordato con continuità diretta, proprio per le problematiche che sollevavo prima. Antonino? Sì, mi pare che insomma sul punto di vista del Tribunale di Roma già hai detto tanto. Per la verità io ribadisco la posizione di Roma, sono fra i più spinti da questo punto di vista in favore della continuità. Se il concordato ormai ha preso questa strada di strumento per il salvataggio dell'azienda, per la prosecuzione dell'attività d'azienda, allora lo possiamo valorizzare abbastanza, credo che dobbiamo dargli seguito, perché questa è l'indicazione che ci viene dalla legge. Avendone la possibilità interpretativa, la sfrutterei fino in fondo. Mi sembra peraltro abbastanza, mi sembra sufficiente l'esame della strumentalità ai fini di evitare di far cadere nella continuità ipotesi che non lo sarebbero. Cioè, tutto sommato, se uno sui 10 se ne conserva uno, due dipendenti e un solo macchinario, ma tutto questo gli serve solo per beneficiare, per sfruttare, magari per aggirare la norma della soglia del 20%, è chiaro che il Tribunale può intervenire. Però non sono rari i casi in cui salvare una piccola parte dell'azienda significa comunque salvare il know-how, significa salvare un'entità produttiva e comunque un nucleo di ricchezza positiva, e non vedo perché perdere queste occasioni. Ecco, quindi allora mi dovete chiarire entrambi un problema che mi pongo. Quando parliamo di concordato in continuità, vuol dire che si possono pagare i creditori pregressi, vuol dire che si può accedere ai finanziamenti, si possono fare delle cose. Esatto. Allora, la mia domanda è: come riesco a fare, diciamo così, coesistere il fatto che il nucleo che salvo è, io forse Giovanni se c'è, non c'è più, no, cioè si ricorderà, noi avevamo un concordato di un'azienda leader italiana che faceva manichini, aveva due linee di produzione, una erano i manichini industriali ed erano una quantità stratosferica con l'impianto di produzione eccetera. E poi aveva una piccolissima produzione di nicchia che faceva manichini artistici per le griff, queste cose qua. Allora, quando presentò il concordato, disse: il mio concordato è in continuità perché io liquido tutto quello industriale, che era il 90% o 95% della produzione, e rimane questo nucleo del 5% che ha un suo ramo proprio autonomo, nel quale continuiamo a produrre questi manichini di nicchia perché questi hanno ancora mercato. E salvo poi che intendo dire è andato male tutto, questo era un esempio tipico dove poi diventava difficile capire se a questo punto io potevo pagare a capocchia i creditori pregressi di tutta la procedura oppure pago solo i creditori pregressi del mio ramino d'azienda. Perché questo è il problema. Beh, cioè, perché devono essere strategici, però, per cui
Allora, intendo dire, il diventa, applico le regole della continuità solamente in realtà a quel pezzetto che continua, perché il resto che va in liquidazione non ha ragione. Beh, certo, sì, in questo senso sì. Sì, è un problema forse applicativo più che di... No, ma di... perché in realtà però... così facendo il problema di definirlo in continuità o in liquidazione si svuota di significato. Perché se io applico la continuità soltanto per la piccola parte che continua e il resto applico le regole della liquidazione, di fatto faccio una applicazione ad un concordato misto di due discipline, ognuna a seconda della natura che ha. Ma penso che l'argomento sia rivoltabile, cioè se non applico il concordato in continuità in tutti i casi non concedo nessuno di queste possibilità. No, ma io sono d'accordo, tant'è vero che noi lo ammettemmo quando, e a Monza, non so se avete cambiato idea adesso, però a Monza si diceva che era prevalente comunque la continuità e quando c'era un elemento di continuità il concordato si riteneva in continuità, salvo che poi si producono degli elementi discrasici nell'applicazione della disciplina. Però, sì, forse sono io che non capisco, però per esempio, pagamento dei debiti pregressi devono essere creditori strategici. Allora devono essere creditori strategici rispetto ovviamente alla continuità, perché se no, che strategici, sì, non sono più strategici. E quindi allora è possibile applicare le due discipline distinte? Beh, ma necessariamente. Allora vuol dire che il concordato misto ha due discipline, la parte liquidatoria va con le norme della liquidazione, allora quindi bisogna nominare un liquidatore e... No, cioè... Come? Le norme si applicano in quanto compatibili, per esempio per la liquidazione di un bene non strategico è ovvio che applico le norme che mi disciplinano la liquidazione. Sì. Sì. Ecco, il problema che nasce è sempre quello che io sento lamentare dai professionisti e dalla dottrina normalmente, e cioè che si dice io liquido per le funzioni e in funzione della continuità, il che vuol dire che non tutto quello che liquido sarà destinato al riparto, perché quello che liquido in parte viene utilizzato per rimettere a norma i macchinari, rinnovarli, fare queste cose. È l'autonomia. Ecco, ma allora come faccio a far convivere la liquidazione del liquidatore che poi ripartirà e amministrerà queste somme ai fini del riparto con quella parte di liquidazione che invece non deve andare? Bene. O noi la stabiliamo che nell'ambito del piano deve essere indicato che una parte di liquidazione viene gestita dall'amministratore perché è finalizzata la continuità e una parte verrà gestita dal liquidatore perché deve essere liquidata, e poi bisognerà guardare se ognuno fa il proprio dovere, cioè se l'amministratore esubera dalla sua, diciamo così, funzione di reinvestimento e risistemazione degli impianti con il liquidato. E questa allora potrebbe essere una soluzione, quindi convivono ambedue gli organi, ma c'è la possibilità di utilizzare anche una parte del liquidato a patto che nel piano sia specificamente indicata quanta parte del liquidato io devo utilizzare, per esempio, per rinnovare il ciclo produttivo, eccetera. È chiaro che il piano deve essere molto più specifico, molto più articolato. Questo mi sembra può essere alimentato implicito. Anche con finanza interna, questo è in dubbio. No? Per forza deve essere così, perché la finanza esterna non arriva mai. Normalmente quella interna. Giovanni aveva qualcosa da dire, meno male, perché non so più cosa fare per farlo. Anch'io volevo dire qualcosa, vengo dopo. Chi è? Ecco qua. Questo è effettivamente uno dei punti nodali, vedo, di tutto l'architrave del concordato. A mio avviso, io scinderei un po' le due questioni in questo termine, cioè prima la individuazione, nel senso che è chiaro che qui sono due scelte di fondo, cioè dire in qualche modo l'idea del legislatore, come in qualche modo ricordava Antonello, è quella comunque di privilegiare in ogni caso la continuità, sia diretta che indiretta, quindi anche ove in qualche modo coesistano continuità diretta e liquidazioni, che è la stragrande maggioranza dei casi, diciamo francamente, l'ipotesi normale, direi, perché poi effettivamente l'ipotesi un po' eccentrica è quella in cui non vi sia per nulla liquidazione, che direi francamente capita davvero in rarissimi casi. E quindi partendo un po' da questa norma interpretativa, da questa stella polare della liquidazione, dire in ogni caso, ove, come ci spiegava bene anche Antonello, ci sia comunque un fattore produttivo di una qualche minima rilevanza, di qualche autonomia, a prescindere da quella che è l'incidenza di questo fattore
rispetto al ammontare relativo, io faccio prevalere in ogni caso le norme della continuità. A seconda strada diversa è dire no, in ogni caso bisogna adottare un criterio di prevalenza. Quindi il criterio di prevalenza è quello per cui dobbiamo valutare, e a mio avviso l'unico criterio è quello della incidenza dell'attivo sulla soddisfazione dei creditori. Cioè, nel senso, dobbiamo dire, ove vi sia una coesistenza di continuità e di liquidazione, se i creditori vengono soddisfatti all'80% con la liquidazione dei beni, devo ritenere che quello lì sia un concordato liquidatorio e non possa essere ritenuto un concordato in continuità. Queste, a mio avviso, sono le due strade di fondo. E la cosa che trovo molto difficile è poi invece la coesistenza di due istituti. Io credo che una volta si scelga una strada, poi bisogna andare fino in fondo. Cioè, nella prima strada, se riteniamo che continuità, a mio avviso è ben difficile nominare un liquidatore. A mio avviso, se riteniamo che concordare in liquidità, dobbiamo essere, a mio avviso, fino in fondo coerenti con la scelta e dire che il liquidatore non c'è. Ma per le ragioni di fondo che a mio avviso anche enunciava Rida, cioè il fatto che la norma non pone alcun vincolo, ad esempio, nella distribuzione dei beni liquidati, delle risorse, che, come diceva il Ciricodaro giustamente a Rida, vengono, e mai la norma e la regola quasi, in qualche modo, spesso non utilizzate direttamente per il soddisfacimento dei creditori, ma reinvestite nell'azienda per consentire la continuità. E questo, a mio avviso, rende già di per sé stesso molto difficile la coesistenza di due organi così differenti. Ma poi dovremmo dire a quel punto perché nominare il liquidatore, a mio avviso, comporta sostanzialmente una segregazione patrimoniale dei beni liquidati. Perché non possiamo ritenere che i beni liquidati dal liquidatore, una volta liquidati, vengano dati all'amministratore, perché a quel punto è soltanto una norma, una sorta di forma simulacra, ma a quel punto possiamo tranquillamente affidare e dobbiamo all'amministratore una serie di regole nella vendita, il che non cambia, a mio avviso, che fa lui o fa il liquidatore. Perché, a mio avviso, la nomina del liquidatore in relazione a questa forma di concordato, ripeto, ci troveremmo dei creditori che vengono liquidati con le norme della liquidazione, ma se vengono liquidati con le norme della liquidazione, che dobbiamo dire? Quelli devono avere il 20%, perché in qualche modo adottiamo tutte le regole del 20% e gli altri no. Cioè, a mio avviso, davvero ci troveremmo in un ginepraio di difficilissima soluzione. Quindi io penso che delle prime due soluzioni entrambe siano assolutamente suscettibili di essere, hanno a mio avviso una pari dignità e una pari sostenibilità, perché davvero se si ritiene che il valore della continuità sia oggi la stella polare, allora dobbiamo scegliere quell'idea. Altrimenti, se riteniamo che in qualche modo invece questa interpretazione non sia sufficiente, a mio avviso dobbiamo davvero fare un criterio di prevalenza in relazione a questo soddisfacente territorio. Quello che ripeto, ma mi rendo conto su questo, è molto sostenibile, anche trovo veramente poco poi invece difficile la coesistenza dell'amministratore con il vero. No, in questo ragionamento, scusa. No. In streaming ti vedranno di spalle. Se no, viene di nuca, Presidente. Volevo dire questo, che anch'io trovo con grande difficoltà la compatibilità tra la figura del liquidatore e quella dell'imprenditore che continua la sua attività aziendale. Mi riferisco a un'ipotesi specifica di continuità diretta. Una grossa impresa che è ancora adesso, pur in questa fase di concordato, in continuità leader nel campo, diciamo, degli impianti sportivi per le Olimpiadi, si aggiudica ancora adesso in tutto il mondo commesse già dagli anni 50 in poi. Questa azienda si trovava sovraesposta perché aveva investito male le sue risorse e che si incrementavano facilmente proprio perché ha questa posizione di leadership, e quindi aveva delle filiali che erano, o delle attività che erano in perdita. Allora cosa ha fatto? Ha fatto un piano industriale di ristrutturazione accompagnato a un piano di concordato appunto in continuità. Il piano, la ristrutturazione industriale era finalizzata a garantire, diciamo, il rilancio delle attività che vanno bene, e quindi è lo stesso imprenditore che continua questa attività e che procede alla liquidazione. Non è compatibile che arrivi una figura estranea che venda questi asset e poi reimpieghi i beni, i ricavati appunto nella ristrutturazione.
È chiaro che non avviene al di fuori del controllo del Tribunale, perché c'è sempre la figura del commissario che continua a vigilare, concordati in continuità. La figura del commissario è centrale ed è importante anche dopo l'omologa, no? Come lo è anche nel concordato liquidatorio, ma qui di più. Per cui annualmente il commissario deve fare delle relazioni per verificare che le risorse vengano impiegate secondo il piano concordatario e sempre nell'esigenza di non danneggiare le aspettative, i crediti che l'imprenditore si è impegnato a pagare nel piano che è stato omologato. Quindi io credo che come si fa ad aggiungere un liquidatore quando è lo stesso imprenditore che liquida i beni? Con la riforma del 2015 è chiaro che se deve vendere degli asset può darsi che si debba innescare una subprocedura per garantire il criterio della competitività. Questa subprocedura la si innesca compatibilmente con il fatto che sia comunque l'imprenditore a proseguire e la si innesca nell'ambito di quella vendita di quel singolo bene, perché appunto è arrivata la riforma del 2015. Io così la vedo. E appunto mi riferisco a questo concordato che sta dando ottimi risultati. Questa impresa sta uscendo, dalle secche in cui si era trovata all'inizio e quindi è un'attività che prosegue, essendosi ridimensionata, ristrutturata e impiegando quelle risorse proprio per garantire il rilancio. E questa era la mia opinione. Grazie. Prego, vieni. Asti, che tribunale è lui? Asti, no, Asti, tu che tribunale sei? Io? Silvia Governatore, Tribunale di Firenze. No, io volevo dire che secondo me, ma in questo senso ci siamo sì orientati nel tribunale nel corso del tempo, ma insomma abbiamo anche avuto dei buoni risultati fino ad ora. La atipizzazione del 160, cioè questa possibilità per l'imprenditore di proporre concordati che possono essere più vari, cioè non c'è il liquidatorio e la continuità, ci può essere di qualsiasi modo, ci può essere di tantissime forme, ci può essere l'assuntore, ma poi ci possono essere forme miste nel modo più vario possibile con operazioni sul capitale. Per cui la disciplina della prevalenza in alcuni casi può avere un senso, ma in altri casi no. Il problema vero è di qual è la struttura che l'imprenditore deve darsi rispetto al concordato che sia coerente con la forma di continuazione o di liquidazione che ritiene di avere, perché ha una strategia di impresa se c'è una qualche forma di liquidità, se ha una qualche forma di continuazione. Io ad esempio ho avuto un caso molto positivo di continuità pura, in cui c'è stata anche una parte di liquidazione che era ovviamente finalizzata al reimpiego nell'impresa, che è andato benissimo, perché è stata una forma di continuità che è stata scelta perché l'emersione della crisi è stata tempestiva, per cui i presupposti di una continuità pura c'erano nel modo più assoluto, e un liquidatore, come giustamente si diceva prima, era del tutto superfluo. Abbiamo avuto un altro caso in cui era l'imprenditore per primo che, proseguendo un ramo d'azienda, voleva occuparsi solo di quello, aveva alcuni beni che destinava alla continuità e se li teneva e se li voleva liquidare lui perché li ridestinava, ma le aveva spiegato com'era, cioè c'era un business plan, una strategia di impresa che era molto chiara, era molto coerente e non voleva perdere tempo in nessun modo, non voleva in alcun modo occuparsi di liquidazione di beni che non erano funzionali alla continuità. E in quel caso lì il liquidatore fa il liquidatore e l'amministratore fa l'amministratore, e non c'è nulla di strano in questo. I problemi sono i regimi giuridici, come vanno. A quel punto, perché il legislatore ha previsto le classi? Perché le classi, la posizione giuridica e gli interessi economici omogenei sono proprio funzionali a questo tipo di previsioni nel piano, che sono diverse, cioè che prevedono parti di continuità e parti non di continuità o di altro ancora. Per esempio, in quel caso che menzionavo prima, la parte che proseguiva in continuità, i creditori, anche chirografari, era ante riforma, ma andrebbe bene secondo me anche adesso, i creditori strategici
che avevano accettato una percentuale bassissima a differenza di tutti gli altri creditori, perché continuavano, perché accettavano, lì era proprio l'1%, ma a distanza di anni hanno avuto una continuità assoluta delle commesse che avevano, per cui hanno continuato dal giorno dell'omologa del concordato, in realtà poi dell'ammissione del concordato in poi, ad avere guadagni pieni con rapporti che in un settore che era molto particolare, perché era quello era dei farmaci omeopatici, non è che avrebbero trovato altri imprenditori del farmaco omeopatico come stelle cadenti, ecco, alla notte di San Lorenzo, per cui avevano assolutamente interesse a mantenere il rapporto. Un 1% su un credito pregresso che l'imprenditore era stato attento a non far esplodere a livelli insopportabili per i propri fornitori era assolutamente compatibile con il fatto di avere pagamenti immediati e soprattutto una continuità aziendale immediata per loro. Per cui secondo me a questo punto non c'è neanche il problema agli do meno del 20%, cioè il classamento per un creditore la cui posizione è collegata alla continuità e il cui vantaggio è collegato alla continuità può essere a quel punto può essere un classamento per cui il concordato del ramo in continuità ha i suoi creditori classati e hanno il regime della continuità, e chi segue la liquidità ha tutto il regime della liquidità. Per cui io vorrei, cioè in realtà noi, il bello di essere giudici di merito, a me piace tanto, è proprio quello di non doversi fissare ex ante con dei criteri generali ed astratti e privi di duttilità, perché invece le norme che abbiamo hanno una duttilità che purché sia poi rispettosa di questi principi che il legislatore ci dà. Mi è piaciuto molto quello che hai detto prima sul fatto che il sacrificio massimo è quello dell'80%, non la percentuale minima che è garantita. Ecco, ma una volta che noi abbiamo chiaro questo, abbiamo anche chiaro che all'aver posto la misura del 20% è veramente un segnale agli imprenditori e ai professionisti di dire fate emergere la crisi tempestivamente, perché potrete a quel punto farlo, il concordato concessione, ed è lì allora che il concordato concessione del 182 si salva, e anche che si evitano, questo mi veniva in mente prima, anche dei rischi di giudizi di cramdown pericolosissimi, dove io mai volessi creare quelle classi così differenziate per cui per garantire il 20% a tutti, a uno dal 19 all'uno dall'1%, perché poi sono giudizi di cramdown pericolosissimi e molto difficili se non ho una giustificazione economica di un concordato misto come quello cui si faceva cenno. Forse ho fatto più confusione che altro. Insomma. No, comunque è un'idea. Ci sono altri che si vogliono esprimere sul punto? Devo dire che qui siamo soddisfatti. Solo aggiungere, no, io mi trovo pienamente in linea con la collega, veramente. No, no, solo aggiungere una cosa di cui probabilmente dovremo tenere conto in futuro, che oggi il nuovo 182 impone l'adozione di regole competitive in ogni caso, quindi anche quando non c'è il liquidatore, e questo sicuramente complica la vita, perché regole competitive, cioè il liquidatore è un soggetto professionalmente attrezzato ma che risponde anche ai criteri della legge fallimentare, invece il liquidatore o l'amministratore della società potrebbe spesso, quasi sempre, non è attrezzato da questo punto di vista. Diciamo che quindi mi sembra che abbiamo comunque raggiunto alcuni principi, anche se forse non abbiamo risolto completamente il problema, e cioè che è possibile il concordato in continuità con cessione di parti anche rilevanti dell'azienda, che queste possono essere destinate o alla liquidazione per reimpiego nell'impresa o alla liquidazione per riparto, ma questo deve essere specificamente indicato e chiaramente identificato nel piano che sta alla base del concordato, che quelli che sono destinati al riparto dovrebbero essere gestiti quindi da un liquidatore che applica tutte le regole, ma stante la stesura del nuovo quinto comma del 182, anche l'imprenditore che deve liquidare nell'ambito della procedura dovrebbe applicare sostanzialmente le regole di competitività per ottimizzare i ricavi. È vero che l'ottimizzazione viene intesa come sistema per migliorare la recovery dei creditori,
e la competitività ha quel senso. Ma in questo caso dovremmo dire che l'imprenditore può liquidare per reimmettere in azienda, ma deve comunque massimizzare i ricavi, perché altrimenti potrebbe, come dire, stravolgere completamente il piano e i rapporti di valore tra gli asset. E quindi il problema è chi assiste l'imprenditore. Direi che esiste un organo di assistenza tipico, che è il commissario, però, che lo può assistere. Il commissario è un organo di sorveglianza, in questo caso può sicuramente operare a fini di ausilio anche tecnico nei confronti dell'imprenditore. Sono gli strumenti coercitivi che mancano al commissario, sono gli strumenti per impedire condotte che a volte in buona fede, ma a volte anche non è detto che siano in buona fede, anche se a distanza di tempo. Poi il commissario, appunto, funzione di vigilanza. Se l'amministratore glielo chiede, lo aiuta, ma se non glielo chiede non aiuta niente. Beh, ma diciamo che probabilmente in sede di omologa il tribunale può stabilire delle regole attraverso le quali l'imprenditore liquiderà nella sua autonomia, ma applicando le disposizioni. Adesso ci sono, infatti si tratta magari di specificarle o di trarle. Sì, poi il problema delle reazioni rimane, nel senso che poi che tipo di reazione sanzionatoria, perché purtroppo in Italia ci si preoccupa sempre dello spauracchio della sanzione per ottenere in qualche maniera il comportamento del soggetto, perché purtroppo è così. Il problema forse di che tipo di sanzioni si potrebbero applicare al liquidatore, che non, adesso diciamoci la verità, se uno lo fa seriamente un lavoro di questo genere, è anche nel suo interesse il maggiore recupero, quindi non so perché uno dovrebbe operare se non fosse in mala fede, quindi se non stesse cercando di raggirare i creditori, perché dovrebbe operare in maniera diversa. Però suggerimenti anche la platea, vi viene in mente qualche cosa che si potrebbe utilizzare come reazione nei confronti dell'imprenditore che non seguisse le regole di liquidazione impostegli dal Sì, il decreto le prevede. Lo facciamo inadempiente? Risolviamo il concordato? Non so. È un inadempimento grave, poi dopo lui ti dirà che non è grave. Beh, sicuramente bisognerà indicarle nell'ambito dell'omologa. Allora, bisognerebbe dire che gli atti di liquidazione devono essere autorizzati e che il Tribunale deve singolarmente approvare le modalità di vendita. Dall'organo commissariale. Commissario giudiziale. Qualcuno? Ecco, esatto, mi sembrava. Prego. Tribunale di? Lucca. Uomo fortunato, bellissima città. Beh, sono Giacomo Lucente, Tribunale di Lucca. No, io vorrei condividere con voi una riflessione che mi hanno suscitato le sagge parole dei relatori. Si è detto che mi è sembrato di vedere prevalere oggi un orientamento a favore della continuità, anche intesa come continuità indiretta. Mi sembra che, insomma, è prevista dalla legge, intendo dire. La continuità indiretta, no? Sì, e questo mi ha fatto riflettere su un caso che ormai come è concluso, quindi è quasi concluso, quindi ne posso parlare tranquillamente. Una grossa impresa cartaria, leader di mercato, perché qui tutti noi abbiamo i nostri leader, qui ognuno ha i suoi leader, anche io ho il mio. Leader di mercato e va in crisi. Perché? Perché questa impresa va in crisi? Questa impresa va in crisi perché è molto redditizia, però l'imprenditore fa quello che fanno tanti imprenditori, cioè mette da parte i guadagni e non li reinveste in azienda. E non reinvesti oggi e non reinvesti domani, alla fine qualche problemino ce l'abbiamo. Questo concordato è col vecchio rito, quindi il problema di continuità diretta, indiretta, continuità, non continuità, non ce l'abbiamo, perché
20% non, il problema del 20% non c'è, questo concordato del 20% non lo garantisce, garantisce un misero 4-5, poi si vedrà che cosa sarà. E ora io mi chiedo, insomma, se noi riteniamo che questo concordato viene fatto con l'affitto d'azienda, col classico affitto ponte, normale affitto d'azienda, si fa l'affitto d'azienda e poi si va in tribunale chiedendo di dar corso a un concordato che prevede l'affitto con l'impegno all'acquisto e così via, la figura che conosciamo tutti quanti. E, noi l'abbiamo trattato come se fosse stata una procedura nuova, cioè abbiamo imposto la procedura competitiva e abbiamo cercato un attimino di portare a casa qualcosina in più per questi poveri chirografi che altrimenti non avrebbero beccato praticamente nulla, insomma. E con qualche fatica ci siamo riusciti. Ma se noi adesso riteniamo che questo concordato è un concordato in continuità, al giorno d'oggi non dobbiamo ritenerlo sottoposto al limite del 20%. Quindi questo signore noi andiamo a premiare non un imprenditore avveduto, non un imprenditore lungimirante, cioè andiamo a premiare un imprenditore che ha depredato l'azienda e che ha causato un danno ai suoi creditori veramente molto molto grosso. E andiamo probabilmente a indebolire quella che è la funzione del 20%, cioè il 20%, come diceva la Silvia Governatori, serve anche a cercare di favorire l'emersione tempestiva della crisi. Quindi cioè, riflettiamo un attimino su questo, cerchiamo di chiediamoci se questo tipo di approccio ha un fondamento veramente così solido. Grazie. Allora, noi siamo alle 5:05 e secondo quello che mi aveva detto Giovanni staremmo sforando di 4 minuti? Perché noi avevamo un ultimo argomentino microbo che era 5 minuti, 6 minuti, che poteva avere un qualche interesse. Lo proponiamo all'uditorio, se l'uditorio ha interesse, bene. E il tema era praticamente il contenuto della proposta di concordato in merito all'IVA dopo la pronuncia della Corte Europea. E, velocissimamente, perché Antonino è iper esperto sul punto, no, è veramente bravo, io l'ho già sentito a Milano e sono rimasti tutti allibiti, ci spiegherà il ragionamento che ha fatto la Corte Europea e perché secondo lui in realtà sarebbero già possibili le presentazioni delle proposte senza transazione fiscale con l'IVA in percentuale, quindi con l'IVA falcidiata. Sì. Mi è sembrata una cosa che fosse interessante dal punto di vista pratico, quindi l'avevamo messo come ciliegina finale. Sì, cerco di essere il più breve possibile. E questa sentenza della Corte di Giustizia è abbastanza secca e lineare e ci dice che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice italiano una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo con liquidazione del suo patrimonio, con la quale propone di pagare parzialmente un debito d'imposta sul valore aggiunto, quando attesti che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso del proprio fallimento. Questa è la massima della sentenza, il sunto del... Il percorso logico che è stato fatto proprio dalla Corte di Giustizia in realtà conferma quello che era il percorso logico che faceva la Cassazione e anche la Corte Costituzionale. E cioè conferma che tutti gli Stati membri hanno l'obbligo di adottare tutte le misure legislative per garantire il prelievo integrale dell'IVA, pur dicendo che ciascuno Stato ha una certa libertà di azione poi in concreto sul come attuare questo obbligo. Conferma il principio di neutralità fiscale e conferma anche che l'IVA costituisce base per la contribuzione europea. Quindi tutto l'impianto che è stato utilizzato dalla Cassazione per affermare il divieto di falcidia dell'IVA lo ha confermato.
Tuttavia, ha detto, poi dopo aver esaminato le norme europee, esamina le norme italiane, guarda il nostro concordato e lo esamina piuttosto nel dettaglio e dice che in realtà il nostro concordato prevede delle garanzie sufficienti, controlli abbastanza rigorosi, che il trattamento previsto per tutti i creditori e quindi anche per il credito IVA non sarebbe sicuramente migliore nel caso del fallimento, e questo è sufficiente a giustificare, secondo la Corte europea, la possibilità, alla luce del panorama normativo europeo, di una proposta di concordato che preveda la falcidia dell'IVA. Ribadisco, questo stesso impianto era stato fatto proprio in maniera espressa dalla Corte Costituzionale poco più di un anno fa, lo ha proprio ribadito, e la Corte di Cassazione è costante su questo punto. Che cosa ne traiamo da questo? Intanto che la sentenza della Corte di Giustizia non incide su alcuna norma, non viene toccato il 182 ter e non viene toccato il 160, esplicitamente la sentenza non si occupa né dell'uno né dell'altro. Questo cosa comporta? Intanto vediamo separatamente il 182 ter e l'altro caso. Sappiamo che la Corte di Cassazione afferma la possibilità di proporre la falcidia dell'IVA in due modi, o chiedendo la transazione fiscale, oppure senza chiedere la transazione fiscale ma prevedendo direttamente la falcidia dell'IVA col piano ex articolo 160 secondo comma. La Cassazione afferma queste due possibilità, però ci dice la Cassazione, guarda che il divieto di falcidia dell'IVA che sta nel 182 ter, siccome ha carattere sostanziale e siccome sarebbe assurdo rimettere nella discrezionalità del debitore se pagarla o non pagarla integralmente, questo ci dice la Cassazione, allora a questo punto questo divieto sostanziale si deve intendere applicato anche alla falcidia dell'IVA col 160. E quindi divieto assoluto di falcidia dell'IVA. Cosa succede sul 182 ter? Sul 182 ter mi pare che ci sia poco da dire. Il divieto c'è e rimane, è un divieto espresso, sta in una norma di legge che non è incompatibile con nessuna norma di ordine costituzionale o di ordine sovranazionale, quindi il 182 ter lo dobbiamo rispettare, lo deve rispettare evidentemente il proponente, quindi attraverso il 182 ter la falcidia dell'IVA sicuramente non può essere proposta. Si può proporre la falcidia dell'IVA attraverso il 160? Diciamo, dal punto di vista delle regole generali, a questo punto non abbiamo più alcun ostacolo logico, sostanziale. Abbiamo l'ostacolo che è posto dalla Cassazione, che aveva motivato, ve lo ricordo, dicendo due cose essenzialmente. Panorama generale che ci impedisce, panorama generale che porta a dare carattere sostanziale al divieto di falcidia, e irrazionalità di un sistema normativo che prevede da una parte una norma che consente la falcidia e un'altra norma che non lo consente. Questo è lo stato attuale della giurisprudenza di Cassazione, ribadito più volte, però mi pare che a questo punto intanto ci potrebbe ripensare tranquillamente la stessa Corte di Cassazione, che non vede più lo spauracchio della norma europea, della sanzione europea, che stava chiaramente alla base di tutta la costruzione che è stata fatta. Quindi potrebbe ripensarci la Corte di Cassazione. Già qualche tribunale mi pare che abbia detto quantomeno abbia detto una cosa un po' particolare, non mi ricordo se era Livorno o Lucca, un tribunale ha detto che siccome non c'è più il divieto, non c'è più questo divieto in sede europea, questo vale anche per le ritenute operate e non versate, che nella transazione non sta scritto da nessuno. Non sta scritto, sì, è un po' strano, però mi pare che sia un primo contributo che confermi che la falcidia dell'IVA attraverso il 160 è possibile, se ho capito bene quella massima che è la massima che ho letto. Io personalmente sarei prontissimo a questo punto, attraverso questa ipotesi, concedere la falcidia dell'IVA. Alla base va solo l'ultima cosa, va solo tenuta presente una sostanziale differenza che poi sta alla base del divieto nel 182 ter, divieto che non c'è nel 160, ed è nel trattamento. Il trattamento dei crediti privilegiati nel 160 e quindi anche per l'IVA è quello che vale per tutti, cioè il principio sottoposto al principio di capienza, cioè la presenza di un'attestazione, di una perizia che valuti che il trattamento del credito non sarebbe deteriore rispetto a quello del fallimento.
questo è nel 160. La perizia 160. La perizia 160 secondo comma, che vale anche per l'IVA, il che significa che per fare la falcita dell'IVA ci vuole sostanzialmente per forza la perizia. Per pagare la falcidiata vuol dire che non ho altre risorse nel concordato per pagare i chirografari, quindi per pagare i chirografi ho bisogno di finanza esterna, in sostanza è una cosa sostanzialmente necessitata, cosa che non è invece nel 182 ter, perché nel 182 ter il meccanismo di falcidia dei crediti fiscali è diverso, si calcola in maniera diversa perché si calcola sulla base del trattamento non deve essere deteriore rispetto agli altri creditori di rango inferiore, quindi bisogna avere un altro creditore privilegiato di rango inferiore e si può abbassare il trattamento dell'IVA a quello sotto. Ma quindi questo permette in teoria di avere altre risorse da destinare ai chirografari, permette quindi di non rispettare il principio di capienza che ci diceva la Corte Europea. Non so se sono stato chiaro, per essere rapido. Ecco perché allora, secondo me, si giustifica a questo punto un trattamento diciamo che rimane con divieto nel 182 ter e un trattamento senza divieto con il 160. Naturalmente poi ne derivano maggiori complicazioni. Scelterà a seconda di qual è la situazione, sì, che gli è più conveniente, in sostanza. Non solo dal punto di vista contenutistico, cioè della percentuale che offre, ma anche dal punto di vista burocratico, perché fare la transazione fiscale significa andare alle agenzie e sottostare a quella estenuante procedura che è prevista per la transazione fiscale. E poi sperare, perché normalmente dicono di no. Quindi. Invece il 160 tutto questo non lo richiede, l'agenzia aspetterà e voterà alla fine. Naturalmente in un caso c'è il consolidamento, che voglia dire consolidamento? C'è il consolidamento, c'è l'estinzione delle liti, che voglia dire? Perché ho serissimi dubbi sulla portata di questi due effetti, però insomma questo c'è almeno sulla norma. Mi pare che così vada bene, insomma. Va bene, vi ringraziamo dell'attenzione. Arrivederci. Giovanni, si fa pausa ora? O no. Si prosegue? Si prosegue. Niente pausa. Posso? Il relatore posso.